Ah, vi ho fatto lo scherzone, pensavate non ci fosse il video e invece ci siamo! Eccoci! Con ben due webcam, perché così si prende tutto il tavolo. Oh! Bellissimo! Grande innovazione tecnologica di Fumble, che è il primo podcast di giochi da ruolo dal vivo in Italia. E questa è la puntata 301! Yeah. Yeah. E quello che state ascoltando è il figlio del vicino di sopra. Non il 301, no. La carica dei 301 è bene. 8 kg probabilmente, perché il bambino è leggermente... No, sono 301 condensati in uno. Anche questo è tutto probabile, perché quello che state ascoltando è un podcast fuori di testa, yeah. Quindi può succedere qualunque cosa in qualunque momento. Esatto. Un bambino con la densità del sole irrompe nella stanza. Prima di spiegarvi qualche cosa sul gioco che giochiamo stasera, che è l'ultima one shot prima di iniziare la nuova mega campagna in cui io non farò il master. Sono fatti di Simone adesso. Ah. Governare noi. Ma possiamo, non possiamo ancora dire. No, sì, l'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto, però. Coriolis, Coriolis, che bello. Science fiction, cose millenarie, antichissime. Millenari antichi. Non c'era una specie di forza strana occulta destino in Coriolis? No, ho letto un qualcosa di... cioè, proprio manuale. Forza strana occulta. Quella era Guerre Stellari. No, io mi ricordavo che l'oscurità fra le stelle, che c'era una meccanica per la quale tutte le volte che facevi le cose, sì, fighe. Poi la spiegheremo. Vabbè, basta, vabbè, fa niente. Esatto, abbiamo tutta una campagna davanti a noi per cercare di rovinare anche Coriolis. Sono entusiasmato da un gioco che non conosco. Benissimo. Prima di iniziare a rovinare Coriolis e prima di iniziare a rovinare anche Savage Wars, che è il gioco in cui giochiamo stasera, yes, delle cose importanti da dire. Innanzitutto, questa è la puntata 301. Andate ad ascoltare la puntata 300 in cui c'eravamo quasi tutti. No, eravamo tutti. Mancava Legolas. Mancava Simone Bonavita. No, 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 eravamo tutti. C'era anche Legolas. C'era l'arco di Legolas. Seconda cosa molto importante: i manuali di Clotos e Gattai adesso li potete comprare anche su DriveThruRPG. Ma che bella cosa! E su Facebook direttamente, così non dovete nemmeno uscire per darci i vostri soldi. Comprate. Comprate. La terza cosa importante è, se non siete ancora iscritti alla newsletter di Fumble, fatelo, perché se vi iscrivete alla newsletter di Fumble vi arriva un simpatico sconto sui manuali di Clotos e di Gattai. Detto questo, stasera invece giochiamo a Savage Worlds e per la precisione giochiamo a Hope and Glory, esatto, che è un'ambientazione per Savage World steampunk indiana, scritta da italiani. In realtà l'hanno scritta due autori di GG Studio, che però è uscito, hanno fatto uscire prima in inglese e poi in italiano adesso con il crowdfunding, che è finito ieri. Ah, ottimo. Trovate comunque il quick start da cui abbiamo preso i personaggi che giocate stasera. E per chi non conoscesse Savage Worlds, Savage Worlds, è un gioco generico, perché il sistema non è legato a nessuna ambientazione, di cui sono uscite decine e decine di ambientazioni ormai, credo, perché tutti hanno scritto un'ambientazione per Savage Worlds. È sempre edito da GG Studio anche il sistema di gioco. Sistema di gioco semplice, abbastanza semplice. Sì, è abbastanza semplice, molto centrato sui combattimenti, però comunque veloce. E è stato anche votato gioco dell'anno 3 anni fa, se non ricordo male. Ma potrebbero essere 2 o 4. Bravo, bravo, Savage Worlds. Noi questa sera giochiamo a Open Glory, appunto. E quindi presentate un attimo i vostri personaggi. Perché? Perché, aspetta, dico una cosa su Open Glory. L'ambientazione è steampunk per il seguente motivo: nel 1890 circa, forse prima, degli tsunami hanno distrutto praticamente l'Europa, perché hanno distrutto le coste, hanno sollevato un polverone, il cielo era pieno di strani colori, e c'è stato inverno per 30 anni, insomma la civiltà come la conoscevamo in Occidente è caduta. 2014 insieme al gioco da tavolo del Piccolo Principe. No, ce la faccio a leggere. È diventato il tuo vai no? Sì, lo è un po' sempre stato. Sapevo cosa regalare. No, ma il gioco no, il gioco è bello, è il Piccolo Principe. Esatto.
E quindi l'impero britannico si è sostanzialmente dovuto arrangiare con il resto che gli rimaneva, cioè l'India, la compagnia delle Indie Occidentali, mm-hmm. tutta quella... Direi sti cazzi, cioè. Esatto, c'era un sacco di cose, la compagnia delle Indie Orientali ha cercato di prendere il potere diverse volte, ha sempre fallito in un modo o nell'altro, e adesso è ridotta a un piccolo staterello. E siamo nel 1967, sono passate diverse guerre, sono passate diverse... diversi scontri, stati che si sono mangiati a vicenda, micronazioni nate che hanno una confederazione a San Marino addirittura. E invece noi oggi ci troviamo sulla Queen's Pride, la più moderna aeronave costruita dalla Società Geografica Reale per esplorare, si spera, una volta completato il volo inaugurale, quel che rimane adesso di quello che una volta era l'Europa. Ok, insomma siamo in un programma della National Geographic. Per festeggiare il varo di questa aeronave è stato invitato Prashant il Magnifico, uno dei più famosi ipnotisti del mondo, che farà uno spettacolo durante l'inaugurazione. In tutto questo i vostri personaggi si trovano a bordo della Queen's Pride. Mm-hmm. E chi sono i vostri personaggi? Allora, io sono Betty Smith, faccio parte anch'io della Società Geografica Reale, in quanto esploratrice e ricercatrice di nuove civiltà perdute. Nuove? Nuove civiltà, nuove perdute. Civiltà perdute? Perdute, perché? Nuove perché nessuno... Su re-education al cioè. Non ne ha ancora parlato. Esatto. Nuove perché tutti se ne sono dimenticati. E quindi sono nuove. È vero, una civiltà già riscoperta, uno non è perduta, due è probabilmente usata perché l'hanno già trovata. Usata. Ma voi non lo sapete, non siete esploratori. Giusto. Non quindi possiamo capire. Quindi io sono sulla nave appunto perché è invitata e perché faccio parte della società. Quindi sono lì. Mi vedete? Sono una fantastica donna. Ti qualifica solo questo perché siamo creature semplici, quindi è donna, basta. Basta e avanti. Abbia Dio. No, vabbè, se volete mi descrivo, ok, sono bionda, occhi azzurri, particolarmente formosa, vestita con pantaloni, devo dire anche la camicia è di lino, stivali, ho una fusta, si vede. Ho una frusta, sì. E dopo fiasco. Io ho paura della settimana prossima. Io ci andrei piano, No, c'è scritto. No, io ci abito, però... Tu pensi che la frusta ce l'abbia solo in gioco. Ok. Ok. Io sono Ashish Subramanian. Sono un agente operativo della Società per la Ricerca e lo Sviluppo Psichico. Sono indiano di origine. Sono sostanzialmente di provenienza sociale bassa e sono sulla nave chiaramente per le mie abilità. Sono stato mandato per verificare i poteri illusori del fantastico Prashant il Magnifico. Non ho caratteristiche particolarmente appariscenti, nel senso che sono piccolino, vesto gli abiti tradizionali delle caste di umili origini indiane, sono di pelle scura, moro, ho i capelli tagliati a caschetto con la frangia tirata sulle sopracciglia, quindi signore. Si vede solo la faccia, e niente, occhi scuri, tendenzialmente un profilo basso e ritirato. Mi rivolgo la, tendo a rivolgere la parola solo ai miei pari. Ok. Io sono Pai Long. Pai Long è quello che viene definito un Taipan, ovvero un in cantonese comandante supremo. In realtà è un appellativo che veniva dato ai mercanti dell'Occidente. Un Taipan è un commerciante indipendente che nei suoi viaggi e con i suoi commerci si è molto arricchito. Io sono qui proprio con l'intenzione di fare di gettare le basi per qualche affare interessante. Mi sono probabilmente comprato l'accesso a questo evento esclusivo e conto di trovare persone interessate ai beni esotici e alle curiosità che io commercio, oppure di riuscire a stringere qualche patto interessante con chi poi, dopo l'inaugurazione della Queen's Pride, partirà per la spedizione e potrebbe, sul giusto compenso, riportare a casa delle cose
e dei reperti che io potrei piazzare per una cifra interessante. Sono un gentiluomo di origine cinese, alto più o meno su un metro e 60, la classica corporatura da cinese in forma, quindi le spalle appena un po' tonde, il portamento molto, molto distinto, le braccia sempre vicine al corpo. Porto un abito elegante, ma sempre con un taglio cinese, non è uno smoking, non è un abito occidentalizzato. Quindi probabilmente è il classico abito cinese con le maniche larghe, i bottoni davanti che si chiudono, probabilmente un fregio in mezzo al petto, probabilmente delle migliori sete, blu scuro e poco altro. Guardo tutti con un grande sorriso e con degli occhi scintillanti e penetranti. Bella, affabile. Sì. Io invece sono Benjamin Smith, un uomo, diciamo innanzitutto, che da come si presenta è soprattutto piacevole, cerca di mettere tutti d'accordo, una brava persona, perché lui nella vita è stato un medico, okay, nell'esercito militare, e dopo di ciò ha lasciato il servizio militare alla ricerca di altre cure e avventure, perché è sempre alla ricerca di nuove medicinali, tecniche curative, non gli interessa da dove vengono, l'importante è che funzionino. Certo. Ecco perché si trova a questa inaugurazione, lui spera in qualche maniera di entrare nella società geografica reale con qualche aggancio, accordo, perché ovviamente non sei campa d'aria, quindi cercheremo qualche aggancino, perché lui cura tramite questa maniera, ha ricevuto un invito a questa festa come ringraziamento da parte di un certo nobile che ha aiutato, però che dire. Beh, non sempre parla, non si cosa. Vive solo di buoni propositi, non si vive solo di aeronavi. Sì. E quindi questo uomo alto sul 1,70 m, inglese d'origini, quindi con un classico vestito inglese della media borghesia, camicia bianca, le bretelle, il sì classicissimo, e qui con lo sguardo un po' ammiccante cerca di mettere una buona parola ovunque per vedere se riesce a trovare un ingaggio. Mm-hmm. Siete parenti? No, generatore casuale. Okay. Non, beh, si sa mai, non si sa mai. Esatto. Oh, potremmo scoprirlo. Beh, c'è da dire che Smith è un cognome molto comune. Quanti Smith ci sono? Tutti quelli che non sanno chi è il loro padre. Esatto. No, il padre. No, magari pensi anche di saperlo. Chi lo sa. Comunque, la Queen's Pride è effettivamente una opera ingegneristica di livello elevatissimo. È una delle più grandi aeronavi mai costruite, e nonostante la stazza e la mole in grado, si spera, di resistere a qualunque intemperia si imbatta sull'aeronave da qui alla vecchia Inghilterra, è estremamente veloce, estremamente facile da maneggiare. Almeno questo è quello che la Società Geografica Reale ha cercato di costruire negli ultimi ormai 6-7 anni. È un progetto che va avanti da parecchio tempo, nonostante la tecnologia sia andata anche in altre direzioni, la Società Geografica ha cercato di mantenere la tradizione da bravi inglesi, costruendo un oggetto che richiamasse il più possibile l'impero e i fasti del passato. Mm-hmm. A bordo sono presenti, oltre a voi, circa un centinaio di persone, più gli addetti alla sala e ai macchinari, che però anche questo merito degli ingegneri della Società Geografica, la gente necessaria per muovere questo pachiderma aereo è un ridottissimo equipaggio di 12 persone. Cavolo. Il salone principale, che funge in realtà in genere da magazzino nei progetti della Società Geografica, è stato adibito a salone, è stato costruito una specie di palco su cui Prashant il Magnifico possa esibirsi,
E all'interno vedete che c'è il gotha di tutto quello che è la società importante, tra giornalisti, gente della società geografica, gente della società di ricerca psichica, ovviamente qualche magnate che ci ha messo il denaro per costruire questa chicca. E c'è un grosso buffet, ovviamente, e ditemi che cosa state facendo. Io sono al buffet. Io mi intasco gli spaghetti. Sono al buffet e guardo intorno alla sala se conosco qualcuno, anche se penso di sì, dato che essendo la maggior parte anche della società. Sì, infatti, tu sei quella che conosce la maggior parte delle persone presenti, presenti tra loro, perlomeno. Certo. Ma allora li conosco? Voi li conoscete? Ditemelo voi. Beh, io potrei... tu potresti conoscermi o potremmo conoscerci, sì. Perché io commercio in oggetti esotici e curiosità. Sì, ci può stare. Tu sei un'esploratrice, quindi o ci conosciamo perché abbiamo fatto affari in precedenza e ti ho comprato qualche reperto, oppure mi conosci di fama perché sai che quello che tu trovi, come si dice, durante le tue spedizioni, io so rivenderlo alle persone giuste a peso d'oro. Quindi come più ti piace. Penso che ti conosco per fama. Di fama? Sì, sì. Mm-hmm. Ok. Pailong, giusto? Pailong, sì. Io... Quindi Pailong e Betty? Betty, sì. Ho una domanda velocissima. Dimmi. Tu mi hai detto che questa aeronave la pilota in 12, ma quante persone potrebbe trasportare? Beh, già adesso oltre a voi ce ne sono 120 più l'equipaggio e il personale di sala, che sono altre 20 persone. Minchia. Quindi ci stanno tranquillamente 150 persone o dei grossi pachidermi. Certo. Beh, siamo in India. Esatto. Io sono al centro della sala dove ci sono le conversazioni. Per adesso non mi sto interessando al buffet, perché so che al buffet sono tutti concentrati sul cibo, quando invece sono fuori dal buffet e hanno sbocconcerato qualcosa e magari stanno prendendo il loro calice di vino da uno dei camerieri che passa, sono probabilmente più disposti alla conversazione. E sono allora, inizialmente pensavo di intercettare qualcuno che potessi conoscere o che potesse essere interessato a fare qualche affare. In realtà, vedendo Betty Smith, che è evidentemente un'esploratrice, perché si era magari stata annunciata, ah, non si è vista come una frusta, sì, è evidentemente un'esploratrice o una dominatrix, ci cioè sono due possibilità. C'è anche quello, eh. Esatto. Why not? Mi piacerebbe attaccare il bottone con lei quando posso, anche perché è una non indifferente sniacchera, quindi perché no? E ho la frusta. Quella è una cosa che mi fa un po' dubitare, però a parte quello. Quindi, ok. Ti avvicini a me. Attacca il bottone. Ah, bene. Attacca il bottone. Giusto. Attacchi il bottone. Mi avvicino verso di te, mentre tu hai già da bere. Ho già da bere e ho anche già un piattino. Non chiedermi come sto mangiando, perché non è possibile. E mi avvicino e dico, signorina, piacere di conoscerla, volevo brindare con un'esploratrice alla gloria della Queen's Pride e alla gloria della società geografica reale. Ah, certo, lascio giù il piatto, ti stringo la mano. Tu devi essere Pailong, giusto? Ah, la mia fama mi precede. Beh, voi probabilmente avrà parlato con qualcuno dei suoi colleghi. Beh, non ci sono molti altri cinesi qua dentro e direi che sei abbastanza conosciuto anche in questo contesto. Faccio quel cenno assolutamente cinese di quando fanno di sì con la testa, inclinando la testa in una determinata direzione, come fare ci siamo capiti. In effetti
sono abbastanza riconoscibile e sono felice di esserlo per tutte le persone che esercitano la tua professione. Ho un grande rispetto per il valore degli, degli esploratori e sono felice di poter dire che con molti di loro ho fatto affari proficui per entrambi. Beh, certo, sei conosciuto per questo, appunto. Cosa si dice di me? Ma allora, che sei una persona capace indubbiamente negli affari, hai un buon fiuto per quelli che sono le richieste del mercato e hai degli ottimi contatti sia nella buona società che nelle varie città più rinomate di tutta l'India. Mi spiace che non si sia, non corra voce anche che per i servizi di un esploratore capace pago bene. Beh, diciamo che suppongo che questo sia per scontato. Giusto, quando sai fare una cosa bene, mai farla gratis. E perché in tutta questa nave sei venuto da me? Sei evidentemente abbigliata come un'esploratrice. Sei probabilmente parte del progetto di esplorazione che vedrà la Queen Mary esplorare i territori interni dell'Europa e senza nessuna velleità e con il massimo rispetto, lei mi sembra anche una compagnia decisamente piacevole con cui scambiare una conversazione. Diciamo che ha suscitato la mia curiosità, signorina. Se lei sa molto di me, io so molto poco di lei. Capisco, d'altronde tra me e il vecchio Albert, che indico una specie di omuncolo con le orecchie brizzolate pelose, esatto. Oh, sì. ti faccio di nuovo di sì con la testa, quel sia la cinese. Direi che, ma sì, possiamo parlare. Lasci che le trovi un calice di qualcosa di buono, vedo che il suo è quasi vuoto e appena ci saremo allontanati dal caos del buffet potremo scambiare due parole se certo. Si l'aggrada. Betty? Betty? Il rudere, sì. Dici che è già arrivato il Prashant il Magnifico? Il con chi sto parlando? Con Alberto. Ma allora di certo è sulla nave insieme a noi. Penso che sia nel suo camerino, lo sa benissimo come sono questi illusionisti. Se vuole lo vado a cercare. Sì, sarebbe ottimo perché dobbiamo partire tra poco. Certo, assolutamente. Lei è Albert? Albert. Albert, lei è Albert. Mi scusi, ho un difetto di pronuncia, sa, la mia origine non mi permette di parlare bene l'inglese. Chi? Io sono Pai Long. Mi hanno detto meraviglie di lei. Mi dicono che sia un esploratore provetto. Ho una grande ammirazione per lei. Vuole una provetta? Esatto. Betty, prendi anche una provetta per il signore. La prendo subito, non si preoccupi. È veramente vecchio. Sì, decisamente, ma mi scusi, adesso andrò a vedere se effettivamente il nostro illusionista è pronto per Certamente, ci mancherebbe, sono anch'io molto curioso di vederlo, potremo parlare dopo, comunque sarò più che disponibile per una chiacchierata con lei. E vado a cercare nel camerino. Voi l'avete visto, ma Alice ha fatto una faccia come dire, sti cazzi. Ci mancherebbe altro. Una provetta, voglio vedere dove la trova. Che gli frega. Gli altri due membri della nostra compagnia invece? Allora, io cerco di attaccare bottoni con tutti indistintamente, anche per vedere e conoscere più gente possibile, per farmi raccontare le loro esperienze di vita, da dove vengono, su qualche notizia medica, cioè soprattutto se c'è un medico, se trovo un altro medico, un altro... Beh sì, altri medici li trovi, comunque molti di quelli che possono permettersi di essere invitati sulla nave hanno un qualche tipo di esperienza o un qualche tipo di educazione di livello
E comunque eccellente. Cerco di scambiare quattro chiacchiere con loro, anche soprattutto a livello accademico. Si vende in maniera aggressiva. Salve, lei è stranamente giallognolo, potrebbe essere ittero. Salve, lei è stranamente magro, potrebbe soffrire di denutrizione. O potrebbe essere cancro. Non è il cielo del malaugurio. Ha bisogno di un medico? Potrebbe. Un medico no, ne è sicuro. Lasci che mi faccia una diagnosi. Sì, praticamente cerco di fare venire, come si chiama, la sindrome di quello sì, è la, come si dice, far diventare l'ipocondria a tutti, faccio salire l'ipocondria a tutti. Che un luogo chiuso che vola è l'ideale. Sì, esatto. Effetto Jessica Fletcher. Esatto. Epidemia. Maronna. Una delle persone più interessanti con cui hai modo di scambiare qualche parola è Rajani Shah. Rajani Shah è una professoressa che si è occupata per parecchio tempo di studiare alcune delle epidemie più bizzarre che sembrano essere arrivate dalla vecchia Europa negli ultimi anni. Ah cavolo, super interessato in questa persona. Ovviamente c'è chi pensa che siano ceppi di vecchi virus che la Compagnia delle Indie Orientali aveva tenuto da parte per distruggere quel che rimane oggi del resto dell'impero. C'è chi ha pensato invece che più probabilmente siano stati alcuni di quei popoli che erano rimasti segregati a lungo in luoghi remoti, come gli uomini di Neanderthal di cui tutti parlano ma che nessuno ha mai visto effettivamente, pare. Che però, ovviamente, come tutti i complottisti, sono sicuri al 100% che siano loro la causa di tutto il male che il governo stia tenendo nascosto. Sì, però davvio subito da questi argomenti perché non me ne frega una ceppa. Sono più interessato alle cure. Infatti lei si è più che altro interessata a cercare di capire, più che la cura, da dove arrivassero effettivamente questi ceppi. Il che ha senso. Ceppi virali. E dato che alcuni di questi causavano la perdita di funzioni motorie o di funzioni cerebrali, ha collaborato in parte con l'Istituto di Ricerca Psichica e in parte con gli ingegneri della Società Geografica Reale per cercare di costruire degli apparati che sopperissero a queste mancanze. Si è quindi specializzata nella costruzione di arti meccanici. Il che può essere interessante da un lato, però di robotica non ci capisco una mazza, quindi mi interessano più le epidemie, cerco di convergere il discorso a quello, soprattutto anche capire se ci sono state nuove epidemie da altre zone. Allora, recentemente magari lì hanno bisogno di me. Recentemente no, per fortuna, c'è una tensione molto maggiore rispetto a qualche anno fa, rispetto a queste cose. E l'unica cosa interessante che riesce a capire ancora da lei è che ormai quasi 40 anni fa, forse anche un po' di più, la spedizione di Russia e Raj, che è l'India come viene chiamata oggi, verso l'Europa perduta, l'ultima grossa spedizione, pare che sia stata falciata via da qualche cosa nei ghiacci mentre esploravano e non sono mai tornati indietro. Il che è strano. Il che è strano, e soprattutto è anche strano che non siano nemmeno riusciti a lasciare una qualche comunicazione che spiegasse bene che cosa è successo. Certo. Hai qualche abilità in particolare che può esserti utile a tirare fuori dei dettagli in più? Persuasione. Persuasione, quanto hai in persuasione? D8. Hai un D8, quindi tira un D8 e un D6. Grazie. Dato che siete eroi in Savage Worlds, tirate sempre il dado del destino che vi permette, nella peggiore delle ipotesi, di avere anche un dado da 6 anche nelle abilità in cui non avete nulla, in cui dovreste tirare un dado da 4. Ok.
Bomba. E tenete il migliore a prescindere. Bellissimo. I dadi esplodono, quindi se fai 8 ritiri. Ok. 8-6. Quello può okay, okay, okay. tenere. E dovete fare almeno 4 per avere successo. 4 per X sono i gradi di successo con cui fate l'azione. Quindi se fai 8, se fai 12 è un grado, 2, 3. Sì, sì, sì. 4. Un 4. ho visto un 1 proprio che partiva così. Potevo fare fumble. C'era l'1 dietro lo 4. Potete fare fumble se tirate 1 su tutti e due i dadi. Bene. Sapevate. Buono a sapersi. E sì, vedi che lei forse su qualche cosa di quello che è successo nei ghiacciai ha qualche informazione in più che non ti sembra che voglia rivelare adesso, però mentre state parlando una delle cose che ti dice è qualcosa del tipo: non posso parlare in questo momento data la quantità di gente che c'è intorno a noi e non vorrei che delle orecchie indiscrete ci sentissero, però non la forzo assolutamente. Trovassimo un posto, esatto, c'è di fianco io così con la mano contro il padiglione auricolare, se trovassimo un posto leggermente più isolato, magari verso la sala macchine dove difficilmente qualcuno ci ascolterà. Giustissimo. Potrei aver bisogno del parere di qualcuno che... Assolutamente. Mi sembra ferrato in materia. Non hai ancora fatto la domanda più importante. È una bella donna? No, è anzi anche un po' in là con gli anni e non sembra essersi tenuta particolarmente bene. E non me ne frega una ceppa. Mannaggia. Però non ha, però non ha la dentiera. Deve essere non bastante. È Egbert. Esatto. Che è già un grande passo avanti. Esatto. Veniamo a te invece. Allora, io sono intanto preda di un attacco di singhiozzo e quindi sono particolarmente visibile rispetto a quello che vorrei. C'è un dottore in sala. C'è un dottore in sala. Quindi, siccome il singhiozzo è uno dei sintomi di una delle epidemie più diffuse in questo momento, no? Che parte con quello, le persone che mi stanno vicine, no? Stanno cominciano lontane. Esatto, ad avere problemi e a starmi un po' lontane. Però questo mi fa gioco perché io vedo la professoressa che conosco perfettamente passare e andare via col dottore verso la sala macchine. E quindi, siccome lei comunque è vicina alla nostra società, io mi infilo. Uno, per evitare che magari le possa succedere qualcosa, perché non conosco l'individuo che sta andando via con lei. E due, in alternativa, per origliare chiaramente quello che si diranno, perché le informazioni è sempre bene averle di primo. Sto immaginando la scenetta del... Non teniamoci lontano da orecchie indiscrete. Esatto. Questa roba mi sta facendo venire i nervi, perché io di solito tento a rendermi invisibile e invece la gente mi guarda perché ho questo cazzo di singhiozzo. Ok, fammi un tiro di furtività o di roba simile. Allora, combattere, guarigione, percezione, persuasione, psichismo. Quindi di 4. Meno 2. Vabbè, quindi più anche di 6. Però anche il D6, sì. Cioè, livello tutti e due. Oh, 6 e 4. 6 e 4. Esplode 6. Anche il 4. Anche il 4. Ah, giusto. Quindi, li ritiro tutte e due. Abbiamo. E poi devo scegliere una delle due linee di dado. Vabbè, quella che farai più alta, immagino. Sì, ma devo scegliere una delle due linee di dado. Comunque, sì, sì. Ho capito giusto? Sì, okay. Sì, sì. Se ho capito bene, sì. 4. 10. No, meno 2. 8. 8. È più che sufficiente a passare completamente inosservato. Che meno male, perché. Sia agli servienti di sala che ai due che stai seguendo. Ok. I servienti di sala è facilissimo perché mentre ti dicono dove stai andando, gli fai. Ah, scusi, e vai oltre. E dopo nella sala macchina sei coperto dal rumore. Esatto. Singhiozza il rumore del pistone. Esatto, vado a tempo col pistone. Sì. Comunque, tirare un D6 e un D4 come dadi massimi e fare 8 di risultato è perfetto. Sì, sì, no. In effetti ho avuto culo. papale. Papale. E segui il dottor Smith e la dottoressa Shah. Vedi che effettivamente la dottoressa porta il dottor Smith verso la sala macchine. Non entrano nella sala macchine, si fermano prima, però comunque è una zona dove i motori coprono parecchio le voci. E sfila dalla sua giacca una piccola lettera
che ti porge, mm-hmm, e ti dice: questo è tutto quello che siamo riusciti a recuperare di ciò che è successo in quella, durante quella spedizione. Io l'ho riletta più volte e non credo che ciò che è successo sia necessariamente imputabile a una malattia. Però un secondo parere in casi medici fa sempre... Scarto la lettera e la leggo. La lettera vedi che è scritta sotto forma di diario. Mm. Dentro è sporca di sangue. Massi. Ci sono delle, proprio degli schizzi, non delle gocce come se qualcuno avesse sanguinato sopra o mentre scriveva si fosse tagliato. E quello che leggi è: sono l'ultimo rimasto. Il mio nome è Patrick Brown. Se non dovessi più tornare indietro, dite a mia moglie che l'ho amata. A chiunque stia leggendo questa lettera, non tornate verso l'Europa. I miei compagni sono impazziti uno dopo l'altro e si sono uccisi a vicenda. Io spero di impazzire prima di fare qualche cosa di cui potrei pentirmi molto velocemente. Fine della lettera. Allora, ti chiederei due prove. Dimmi. La prima percezione per capire se nel tipo di scrittura si avverte emotività oppure è dettato da una malattia, quindi un nervosismo, un okay, tremori, calligrafica. Sì, sì, ma non vuole essere calligrafica, vuole essere più... Sì, abbiamo capito. No. Tiri sempre anche il dado da 6. Esatto, è giusto, sempre. Meno male. 4. Allora, da quello che ti pare, da come è agitata la scrittura, era sicuramente sotto pressione quando l'ha scritto. Però ecco, non... No, non era mano... delirium tremens, sì, sì, o sì, sì, cose sì, 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 di quel genere, però si vede proprio che era estremamente agitato. L'altra di guarigione per capire il tipo di schizzo di sangue. Se è uno schizzo di sangue arterioso, se invece è uno schizzo di sangue gravitazionale, o se è secco, se ha un odore strano, che magari è rimasto. 6 a 4, quindi. Allora, da quello che ti sembra, da come è fatta la macchia di sangue, è probabilmente qualcosa da dietro che ha dato un colpo a chi stava scrivendo, per cui è partito uno schizzo di sangue sulla lettera. Mm-hmm. Il colore effettivamente di quello che rimane, considerata che questa lettera ha almeno 40 anni e quindi comunque il sangue non si può essere mantenuto... No, possibile. Ti sembra comunque molto più chiaro del colore che il sangue dovrebbe avere su un foglio di carta dopo 40 anni, come se fosse particolarmente diluito già in origine. Questa è una cosa che posso riferire alla dottoressa e la rendo partecipe. Intanto, mm-hmm, la nostra Betty è andata alla ricerca di Prashant il Magnifico. Esatto. Io in parallelo sto facendo qualcosa, ma lo posso dire. Una pustorinata. No. Io Pai Long sto facendo qualcosa. Sì, sono sempre i tuoi personaggi a fare qualcosa, però. Spesso è Pustorino che lancia un dado per capire cosa potrebbe star facendo o pensando al personaggio. Anche questo è vero. Vado, suppongo, a bussare la porta del camerino. Vai verso il camerino e appena stai per bussare, sì, senti la voce. Non hai ancora buttato, okay, il primo colpo che ti dice: avanti. Sì, non volevo disturbarla, Mr. Prashant. In realtà volevo chiederle se è tutto pronto e a posto, perché a breve siamo per partire. È tutto pronto e a posto, signorina Smith. Oh, ma è veramente molto bravo, devo ammettere. Abbiamo avuto una fantastica idea a invitarla per questa inaugurazione. Quindi posso avvisare che a breve sarà tra noi? Avvisi il signor Albert che sono pronto a salire sul palco. Ah, assolutamente, va bene, lo avviserò subito.
Torno indietro allora poi a avvisare Albert. Torno indietro, Albert sta in questo momento prendendo con la mano tremante dei panini dal buffet, alcuni vedi che se li ha messi in tasca. Ah ok, in realtà vedo Albert e quello che mi viene in mente è che manca la provetta. Dove posso andare a recuperare una provetta? Qua. Qualcosa che sia simile a una provetta. Fai un tiro di intelligenza per vedere se ti viene un colpo di un'ispirazione. È anche il D6, devo usare. Sono tiri veramente importanti questi. Però ho fatto un 6 che esplode. Che esplode e diventa 8. Sì, in realtà ti va molto bene perché tra le varie cose che ti porti dietro c'è sempre qualche provetta dove infilare magari pezzi di piante, peli di animali da studiare, cose del genere. Quindi nella tua borsa dovresti avere una provetta. Tipo quelli che cascano dalle orecchie del tipo. Esatto, Albert è uno dei tuoi più campioni. Esatto. E niente, allora a questo punto vado da Albert, avviso che Mr. Prashant è pronto e a breve arriverà e salirà sul palco, e poi la provetta dovevo darla a Pailong, giusto? Lui che l'aveva chiesta. Eccomi di nuovo qua. Nel frattempo io volevo aver riservato alcuni fra i posti, cioè due fra i posti migliori per assistere allo spettacolo, di cui uno per lei. Fantastico. Per Betty. Eccomi di nuovo qua. Salve. Ho portato la provetta che chiedeva. Un grande senso dell'umorismo. Mi piace che si indulga ulteriormente in questo scherzo. È vero. È evidentemente capace, evidentemente prontissima nel recuperare oggetti interessanti. Vedi, questo è un motivo in più per poter fare affari insieme. Potremmo fare affari d'oro. A proposito, qualora volesse assistere allo spettacolo, l'ho riservato questo posto, spero che sia il suo gradimento. Oh, fantastico, molto... assolutamente, sediamoci pure, così possiamo anche iniziare a parlare mentre lo spettacolo inizia. Prego, e ti scosto la sedia aspettando che tu ti sieda. Dopodiché mi siedo. Pensavo per farla cadere. No, io sono cresciuto in una famiglia cinese nobile, cioè tipo la mangiavo con coltello e forchetta la frutta. Si sbucciava con le posate, non con le bacchette. No, non con le bacchette. Cazzo, bravi. Quello solo nel circo. Esattamente. Sbucciare una mela con la bacchetta. Ma tu non sai. Minchia. Quindi stiamo per assistere allo spettacolo. Il Mr. Prashant è molto abile. Pensi che prima sono andata a bussare alla sua porta, non mi ha neanche fatto bussare, mi ha detto sono pronto, arriverò a breve. E neanche chiamato per nome, non so come abbia fatto. Al solito faccio come fanno i cinesi. La barba. No, la barba, però lo fanno lo stesso. Esatto. Quei tre fili che crescono i cinesi. E penso, io so qualcosa di questa persona, conosco qualcosa di lui, ne ho sentito parlare, potrebbe far parte, cioè, non lo so, conoscendo gli agenti psichici, potrebbe essere qualcuno che ha sviluppato potere di sesto senso, oppure semplicemente uno showman molto bravo, cosa so? Allora, puoi fare una generica prova di intelligenza per vedere che cosa, okay, che cosa conosci. Dato che comunque, essendo tu cinese, hai una grande tradizione mistica alle spalle, se vuoi ti faccio fare anche un tiro di spirito. Ah, volentieri. Per vedere se percepisci una perturbazione nel cibo. Allora, intelligenza, un D8 e un D6. E faccio 5. E invece di spirito sono 2D6. Comodi. E faccio 5. Quindi due successi moderati. Allora, di Prashant il Magnifico hai già sentito parlare, perché comunque è un nome abbastanza famoso in tutta l'alta società. Ok. Non solo del Raj, anche dei paesi limitrofi. E andando anche più in là si... Quindi è conosciuto. La sua fama è abbastanza vasta. Okay. Non è come Houdini,
però ci si avvicina abbastanza. Però come Dynamo, sì. E, di quello che sai di lui è che viene spesso invitato ai party di chi se lo può permettere, perché costa molto la presenza di Prashant il Magnifico a un evento, proprio per la fama che si porta dietro. Chi lo assolda in genere lo fa per far divertire i propri ospiti, dimostrando e tirando fuori i segreti che poi vengono raccontati come gossip a tutte le feste successive. Ok. Incredibilmente pare che lui tiri fuori sempre quei segreti che sono molto piccanti ma che non mettono in pericolo nessuno. Certo, sì sì sì, sì, non è uno che ti sputtana completamente. E la sua fama è stata una fama in velocissima ascesa, perché fino a 3 anni fa nessuno sapeva chi fosse. Negli ultimi 2 anni e mezzo invece è stato sulla bocca di tutti quelli che potevano permetterselo. Gli dico qualcosina senza fare show off di a quante ne so, però ti dico, mi raccontano che sia un astro nascente, che poco fa, solo qualche anno fa nessuno parlasse di lui e ora il suo nome è sulla bocca di tutti. Pare che, non ho mai assistito a uno dei suoi spettacoli, ma mi raccontano che siano molto divertenti. Ah, sì, infatti Albert, sai, Sam, Albert è mio zio, è per quello che vedo del tuo. Lui è stato invitato di recente a questa festa e ha assistito lo spettacolo di Mr. Prashant, ed è stato proprio meravigliato dall'esibizione, è stato veramente fenomenale. Ma non ce la faccio, sto zitto. Sento del metallo. No, era mi colpisce come una persona capace di intendere anche i minimi dettagli di di uno show che si basa sulla sottile psicologia e l'illusione, e l'occhio esperto, l'orecchio esperto dell'esploratore, probabilmente, che vi fa essere sempre vigili. In realtà sembra un po' me. Che torcio di me. Per quanto riguarda invece il tiro di spirito, non hai una sensazione molto precisa, però senti che c'è una tensione nell'aria che non è solo quella della scena, del primo volo della nave. Ok. La gente ti sembra molto tranquilla e soddisfatta, felice sia del banchetto che della disposizione della sala, però c'è questa tensione di sottofondo che forse, se tu non avessi pensato a Prashant il Magnifico, non avresti nemmeno notato, non l'avresti notata nemmeno tu. Capito. È proprio solo sullo sfondo, quasi impercettibile. Ok. Buon sapersi. Io con lei, per ammazzare il tempo, comincio a accennare con una certa aplomb quelle che, come si dice, le opportunità di collaborazione che potremmo avere. Le chiedo dove è diretta la spedizione dopo l'inaugurazione. Cerco di capire un attimino dove siete diretti, se vi terrete per aria oppure sbarcherete, se volete raccogliere qualcosa, e comincio a farti capire tra le righe che per quanto normalmente i reperti che vengono raccolti siano di proprietà chiaramente della società geografica, quindi debbano tornare negli archivi della società geografica, se ci fosse qualcosa di secondaria importanza che potrebbe essere tralasciato, oppure che è stato trovato in un certo numero e quindi tranne uno potrebbe non essere nulla di che, io potrei essere più che disposto a ricompensarti molto molto lautamente. Quando, come si dice nella... aiutami a dire molto potresti anche accorgerti che nel tuo bicchiere di champagne c'è il Rohypnol. Esatto, ormai è tardi. No, c'è una, come si dice, ti ho lasciato una pietra preziosa. Vuoi adulare quella pietra preziosa? No, ti vuole ingannare, bigiotteria. Che zirconia. È una pietra preziosa, esatto. Sembra vela. Vedo la pietra,
Io cosa so della... delle pietre? No, dell'itinerario. È un fatto. Dell'itinerario comunque della nave. Beh, allora la nave adesso partirà da Delhi per andare a Madras, attraversando quindi tutto il Raj dal nord verso sud, partendo dal deserto e arrivando nella più ricca giungla a sud. Questo per passare sopra tutte le attrazioni che possono esserci lungo il percorso. Non sono previste tappe intermedie, tranne una solo per fare rifornimento a metà strada. E il viaggio dovrebbe prendere circa una settimana. Ok, ok. E l'intenzione successiva di usare questa nave? L'intenzione successiva è di finire di ultimare gli ultimi ritocchi che servono per una esplorazione molto più lunga e partire verso quel che rimane dell'Europa, l'Europa perduta di una volta. Questo per cercare di raggiungere quella che una volta era Londra, cercare di capire che cosa è successo a quella precedente spedizione che non è mai tornata indietro e che con le guerre che ci sono state in mezzo è passata in secondo piano nella mente di chiunque, e anche per cercare di recuperare ciò che giace al momento probabilmente sotto metri e metri di ghiaccio e neve, forse addirittura sott'acqua, però tipo i gioielli della regina, tutte quelle cose che comunque sono ancora là, da qualche parte sotto ai ghiacci eterni che ormai ricoprono l'Europa, c'è quella, quella roba, a meno che i pirati non siano già arrivati a spazzare via tutto. Allora guardo la pietra, mi lusinga con questo gingillo. Chissà come ci è caduta. Chissà, magari qualche incantesimo di illusione, non saprei. Potrebbe essere una parte dello spettacolo di Pratchett. Ah, è vero, è vero. Comunque, come ben sa, noi dopo questa inaugurazione pensavamo di andare verso l'Europa. E provare anche a tornare a Londra, chi lo sa? Questa è l'idea. Ci potrebbero essere degli oggetti interessanti, ovviamente non di importanza per la società, che potremmo valutare insieme. La mia... attenderò trepidante ritorno della spedizione in prima battuta per la possibilità di vederla di nuovo. Certo, certo, ovviamente tutto questo deve essere in maniera confidenziale. Io faccio della discrezione uno dei valori principali. I miei clienti sono persone che non potrebbero godere del beneficio dei miei servizi se non potessero stupire i loro amici con una sorpresa, con la sorpresa di ciò che hanno comprato da me. E nello stesso identico modo le persone che da cui acquisto le merci non potrebbero continuare a fornirmele e a vivere la loro vita agiata se io non sapessi essere discreto a riguardo del modo prezioso in cui mi aiutano. In questo momento sentite il resto della sala che inizia ad applaudire. Bravo! Anch'io. Vi girate e Prashant il Magnifico, vestito allo stesso tempo con dei vestiti molto inglesi e molto indiani, perché ha questo turbante molto colorato con la piuma, una gemma infinitamente grossa e chiaramente falsa appiccicata davanti, e allo stesso tempo vestito con dei vestiti da Londra del 1800, quindi una specie di frac con questa camicia con... beh, molto illusionista, cioè... Esatto, sì, sì. Vedete che si muove tra la gente accarezzando il tavolo in un certo... muovendo le mani molto velocemente e va verso il palco, e quando arriva sul palco muove le mani in avanti per far smettere l'applauso. Mette una mano sulla fronte, chiude gli occhi, allunga la mano davanti a sé, e in quel momento, quando chiude il pugno, sentite la nave che si stacca da terra e inizia il suo primo volo. Ustia. Benvenuti a bordo della Queen's Pride. Il mio nome, come immagino voi saprete già, è Prashant il Magnifico, ma io credo di poter indovinare i vostri nomi.
Vediamo. Si rimette una mano sugli occhi e si concentra un attimo. E punta il dito verso la porta in fondo. Voi laggiù che tornate dal corridoio, il vostro nome è Smith. Il cognome. Vedo che è un uomo dotato di grande senso dell'umorismo. Dottor Smith, giusto? Giusto! E gli faccio un applauso. Fantastico, fantastico. Io sapevo che sarebbe entrato. Vediamo chi altro abbiamo di interessante nella sala. Quel gentiluomo che sta prendendo da mangiare al tavolo adesso. Lei è forse Albert Smith? Però continua a mangiare. Sì, sì, è lui. Quindi tre cazzulati. La gente intorno a te applaude senza troppa convinzione. Il panino che avete in tasca è una tartina all'uovo. E inizia a scendere il palco per tornare tra il pubblico. Continua con questa sceneggiata per un po' di minuti. Vedete che indovina dettagli che però potrebbero anche essere dei banali dettagli di una persona particolarmente attenta a, certo, il manifesto dei passeggeri, il registro di volo, esatto, magari qualche particolare, tipo lui che era un dottore, magari l'ha notato prima mentre è passato in sala senza farsi vedere da che cosa aveva addosso, cioè non sono dei segreti rivelatori. E dopo una ventina di minuti di questa sceneggiata torna sul palco e vi dice: immagino che tutti voi sappiate che questo è il primo volo della Queen's Pride. Ringrazio la Società Geografica Reale di avermi invitato a presenziare questo importantissimo volo per questa che sarà la prima di una lunga serie di aeronavi che ci permetterà di tornare nell'antico mondo, a recuperare le nostre origini e ciò che è il nostro passato. E in particolare devo ringraziare la signorina Lodbelia per aver organizzato questa spedizione in maniera così puntuale e precisa. Fa accenno con la mano a una signora di 45-50 anni, una bella signora, che sale sul palco e inizia: sì, a nome di tutta la Società Geografica Reale ringrazio tutti voi che siete presenti, ringrazio i nostri benefattori che ci hanno permesso di organizzare. Va avanti a chiacchierare per un po', vi racconta la storia della nave, di come è stata costruita, di dove andranno dopo, del perché, del per come, fino a che a un certo punto non sentite un colpo dal lato destro dell'aeronave, non fortissimo, però abbastanza da far vibrare i bicchieri sul tavolo del buffet. Scende per un attimo il silenzio e Prashant allunga la mano e fa: non vi preoccupate, a questo punto mi fate tutti un bel tiro di spirito. Quindi di 4. Ah, ecco qua. No, sbaglio. Sempre con un di 6 anche. Ah, sì, beh. Ah, 7. 7. 6. 2, 2. 4. 15. Menga. 15. Hai capito il medico? Tiro aperto? Eh sì. Allora ho aperto due volte. Hai capito il medico? Allora, voi due per un attimo rimanete quasi confusi dopo che lui pronuncia queste parole. Tu invece sei probabilmente molto più lontano di loro. Troppo. C'hai il rumore del motore dietro, non sai per quale motivo, però per te non è successo assolutamente nulla. Lei 2-2. E infatti tu che sei di fianco a lei vedi che proprio lei abbassa le spalle, rimane con le braccia conserte in grembo e lo fissa per un attimo. Sono totalmente molto tranquilla e beata. Potrei risultare essere normale in realtà. Ma ho sentito l'urto? L'urto l'hai sentito. Ah, ok. Sì, sì. No, l'urto l'hai sentito. Non me lo sono immaginato. No, non te lo sei immaginato, però quando lui dice restate tutti calmi, tutti si stavano agitando, vedi che quasi tutti, tranne un altro paio di persone che vedi nella sala, diventano proprio... Si afflosciano. Flosce. Io vorrei capire se... io ho un valore abbastanza alto di persuasione. Voglio fa parte del mio lavoro, l'arte della persuasione è parte integrante del mio lavoro.
vorrei capire se per caso lui durante i 20 minuti prima ha preparato il campo per poter generare degli effetti in noi, tipo con programmazione neurolinguistica, piccoli trucchi, ok, che possano avere un'influenza, oppure se sta manifestando qualche genere di potere, dato che ce ne sono, vero, nell'ambientazione, che io sappia. Beh, tutti pensano che la magia possa essere vera e allo stesso tempo che gli illusionisti siano solo un branco di cialtroni. Certo, beh, ma gli agenti psichici, per esempio... Loro sono convinti che esistano e che ci siano i poteri e che siano in grado di manifestarli. Non è una convinzione così diffusa. Ok, allora... Però hai a che fare con loro, quindi qualcuno che ha dimostrato di avere dei poteri l'hai conosciuto. Allora, ma non è una cosa diffusa. Allora, da filosofia cinese io ti posso dire che tutto può essere vero al contempo. Cioè, due storie che dicono due cose diverse sono vere all'occorrenza. Quindi quello che voglio cercare di capire è quantomeno includere o escludere una possibilità. Se io mi accorgo di che cosa ha fatto durante l'inizio dello spettacolo e quindi me ne rendo conto, so che sta usando delle tecniche da mentalista, da illusionista. Se invece questa roba non l'ho vista, quantomeno il beneficio del dubbio ce l'ho. Posso provare a capirlo? Yes. Allora, di 10 e di 6. 10 esplode. 14. Allora, sicuramente prima è passato nel pubblico e quando guardava qualcuno diceva determinate cose, effettivamente ha preparato il terreno. Ok. E quella sensazione di tensione che sentivi prima, nonostante la platea adesso sia completamente calma, ti sembra che sia aumentata. Ok. In più ti sembra di sentire provenire da quella direzione anche una specie di leggero sibilo, sì, vibrazione, rumore, qualcosa, esatto, di, sì, un rumore di fondo, esatto. Capito. Io quello che faccio è senza farmi notare, però cominciare a, suppongo che i carici siano di cristallo dato l'evento, mi bagno la punta del medio con la lingua e discretamente comincio distrattamente a girare il dito sul calice in modo da cercare di generare un minimo di suono che potrebbe rendermi meno condizionato a un eventuale rumore di fondo che mi sta fottendo il cervello. Basta. Ok. Qualcun altro vuole... Ah, vai. No, vai. Tanto è... Scrivi che il tuo singhiozzo ti salva a prescindere. Esatto. Perché... non lo può. Io guardavo accanto a me la dottoressa Sciacco, come era messa. Perché è la prima verso cui mi giro. È nella stessa situazione del resto della sala, quindi abbastanza imbambolata. Io le schiocco maleducatamente un po' le dita davanti per vedere se... Che è roba milanese, uè! No, senza il uè. Cicetti, eh? Giusto per vedere se ha una reazione auricolare, se... Fai una prova di medicina. Sempre col dato da 7. E più 6. Ah, già fatto. Se fa 18, no. Ci facevo prima, 6. Esatto. Allora, schiocchi le dita davanti a lei e vedi che non c'è proprio reazione da parte sua. Lei è completamente assorbita da quello che sta dicendo. Io avendo visto più generi di cura nel mondo, perché da medico viaggiatore... posso riconoscere anche una specie di ipnosi. Assolutamente sì. E che quindi per deipnotizzarla ci vuole il... La parola, il comando. Il comando. O è pericoloso, cioè... Allora, è pericoloso non lo so, però so che... Sai che comunque è un genere di cose che entra particolarmente in profondità nella, sì, psiche, quindi devi andarci con i piedi di piombo. E sì, effettivamente ti servirà a scoprire che cos'è che... triggerà l'illusione, cioè più che altro l'ipnotismo. E sicuramente cerco di guardare bene chi è sul palco, se sta facendo qualcosa. Ok, fai anche una prova di percezione. 4. Sempre anche con dato giusto. 6. 8. Abbiamo un po' migliorato. Allora, sì,
Quello che ti sembra di notare è che quando qualcuno nel pubblico sembra per un attimo avere un qualche dubbio, lui si giri verso di lui e senza dire nulla lo fissi particolarmente a fondo. Ti sembra anche... Ma sì, movimenti esatto, con le mani, quindi richiama movimenti. L'attenzione esatto. In certi punti. Ti sì. Sembra anche di notare però con la coda dell'occhio che fuori dalla finestra del salone, quel famoso rumore, tra le nuvole che ci sono fuori, ti sembra di vedere delle figure che si stanno muovendo, che non dovrebbe essere possibile dato che siete a qualche chilometro di altezza. Ah, però allora io m'aggattono e vado furtivo verso la finestra per capire che cosa per capire che cosa sta succedendo fuori. Ho più due punti abilità addizionali e da medico di campo io pensavo furtività per raggiungere i malati, soccorrerli senza essere cecchinato. E fai una prova di agilità. E in questo caso, come prima? Penso che tu arrivi ad avere il D6 di furtività di 4 e 6. No, fai una prova di agilità. Ah, agilità, ok. Quindi tiro già, due volte il dado da 6. 3 e 3. Mentre ti stai muovendo verso l'oblò, lui non ti ha notato anche perché è impegnato a tenere d'occhio il resto della sala. Tu, Ashish, vedi che qualcuno si sta muovendo verso l'oblò. Ed è il tizio che hai seguito prima con la dottoressa, quindi non vedi tu se fidarti o no. Mm-hmm. In più, in quel momento sentite, voi tre che siete abbastanza svegli da farlo, intanto l'aria che per un attimo fa un colpo come se si fosse aperto un portellone da qualche parte, e sentite il rumore di passi nel corridoio che viene dalla sala macchine. Io, non sapendo, nella speranza che il suono sia sufficiente da del suono del calice sia sufficiente da riscuoterla, do di spalla un attimino a Betty e senza farmi notare, però scusa signorina Betty, signorina Smith, allora rifai il tiro di spirito con un più 2 perché lui ti sta brilluccicando intorno. Questi che sono i Bennies, sì, cioè i Bennies, posso usare per okay. Ritirare, li potete usare per ritirare oppure dopo quando verrete feriti eventualmente per togliervi la condizione stesso. 6 okay. Grande, brava. Il suono particolarmente acuto del calice, mm-hmm, ti riporta in te. Mi scuoto. Ti rendi conto che i più deboli, adesso ve ne rendete conto un po' tutti, i più deboli stanno veramente iniziando a cedere e il primo a cadere è zio Albert, che era in piedi a prendersi ancora cade sui panini che esatto. Cade sul morbido perché c'hai i panini in tasca, però comunque cazzo, continuami qua. Abbastanza, mai abbastanza. Allora io sono nel corridoio, quindi ancora ok. Vai Claudio, se devi... Giusto, tu eri nel corridoio, tu i passi li senti molto più vicini e hai pochi... sai che hai pochi istanti per fare qualcosa prima di trovarti in mezzo alle persone che stanno arrivando. Allora, io voglio fare due cose. La prima cosa che voglio fare è schermarmi psichicamente all'ipnotico, in modo che non mi possa percepire, no, come un'entità sveglia. E vorrei usare psichismo e provare a fare questa roba qua. Cioè... Psichismo! 9. Oh, Gianni usa psichi. Dopodiché mi porto nella stanza e quando entro nella stanza mi auto imbambolo come tutti gli altri, però faccio un 2-3 stella. Quando lui è girato cambio posizione tenendomi sempre vicino a altri indiani in modo da essere sostanzialmente mimetizzato, okay, nella macchia. Bravissimo. Stavo facendo adesso. Fai anche tu una prova di furtività. Che non ho, quindi farò una prova di agilità. Una prova di agilità, però in questo caso senza nessun malus, perché muovendoti come ti sei... 11. Puoi essere dove vuoi nella sala. Ok, mi metto...
molto più vicino possibile al dottore, al dottore. Okay. Perché è uno dei pochi altri svegli. Io sussurro a lei: mi dispiace di averle rovinato lo spettacolo, ma ho l'impressione che qui stia succedendo qualcosa di non esattamente lecito. Io adesso parlo un po' ad alta voce perché altrimenti... Sì, potrei mentre tu parli un attimo ad alta voce, io vado a prendere una cosa importante perché se no non andiamo avanti. Perfetto. Niente, dico, signorina, mi spiace di averle rovinato lo spettacolo rompendo l'incanto, ma dato che lei è un membro della futura spedizione, ho l'impressione che qualcosa di sospetto stia succedendo. La platea è ipnotizzata, che potrebbe far parte dello spettacolo, ma sente i passi che stanno arrivando? Sì. Beh, si finga ipnotizzata. Ok. Non possiamo sollevare un polverone adesso, ma avremo tempo di allontanarci dopo, qualora dopo che avremo capito qualcosa di più degli sviluppi. Per adesso possiamo far finta di essere innocui. Vabbè, annuisco. Annuisco e faccio finta di essere... Io stessa cosa, quello che... Cioè, banalmente, anch'io mi fingo... Faccio il finto tonto, però essendo seduto in mezzo alla folla, proprio sto fermo. Cioè. Sì, un po' afflosciato sulla sedia. Se... Pochi istanti dopo che vi siete messi d'accordo e che il dottore è rimasto a metà strada cercando di non farsi vedere, sapendo che non può spingersi troppo in là, perché verrebbe sicuramente visto se andasse oltre, un gruppo di 7 persone entra nel salone. Da come sono vestiti e dalle armi che portano al fianco, sono dei pirati. Ai. E quello che è evidentemente il capitano, anzi la capitana dei pirati, va verso Prashant il Magnifico e si guarda un attimo intorno. Sembra tutto in ordine. Va verso Prashant e gli dice: vedo che sei già a buon punto. Una massa così grande di persone, pensi di riuscire a convincerla a buttarsi da sola o dovremo fare da noi? E lui dice: posso provarci. Con bassi fondi, magari questa piratessa la conosco, di fama. Puoi fare un tiro e vedere se la conosci. È tua sorella. È tua sorella, la grandissima simpatia. 5. Non la conosci di persone, non hai mai avuto a che fare con lei direttamente, per tua fortuna, a quanto pare. Perché il suo nome è Amandra Namibiar. E da quel che sai, è una delle più pericolose e spietate piratesse che siano mai apparse, non solo nei cieli, ma anche sulla terra e nei mari in passato. Ovunque. Sai che non ha nessun problema a uccidere anziani, donne, bambini, chiunque sia necessario per arrivare allo scopo che si è prefissa. Il suo scopo in genere non è, come per altri pirati, ottenere ricchezze di per sé. Okay. In genere si tratta di ottenere il vantaggio su tutti gli altri capitani. Questa aeronave sarebbe il più enorme vantaggio, perché questa effettivamente potrebbe portarla quasi ovunque nel mondo. Certo, spazio di carico per stipare. Spazio di carico consuma pochissimo, quindi puoi fare dei viaggi molto lunghi con piccola sciurma enorme. Sì. Questo è quello che sai e che ti fa capire quale sia il suo obiettivo in questo momento. Sai anche che è una più che eccezionale tiratrice, e vedi che di fianco ha una di quelle belle pistolone che potrebbe fare il buco nel petto di un uomo senza nessun problema. Sì. Okay. Questo è quello che sai. Bene, per adesso lo tengo per me. Il magnifico Prashant nel frattempo inizia dalle file più vicine ad avvicinarsi e sussurrare qualcosa all'orecchio delle persone che gli sono davanti, e vedi che le prime, tentennando un po', si alzano e iniziano lentamente ad andare verso il corridoio. Ok, qua c'è col qua c'è col tutto per tutto. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Stia al gioco, potremmo risolverla così. Quando arriva la nostra fila, io ho le mani giù, mi voglio far ritrovare con la pistola così,
puntata verso di lui. Siete abbastanza davanti, per fortuna. E con sguardo di ghiaccio e poche parole, voglio convincerlo a dirgli: stia al gioco, io starò alle sue spalle, lei mi condurrà fuori da qui per buttarmi dalla nave. Ok, nel frattempo che lui fa queste prime sei file, qualcuno di voi vuole fare qualcosa? Beh, io voglio avvicinarmi al dottore e dirgli qualcosa, sennò... Eri già abbastanza vicino perché eri riuscito a metterti dove volevi. Dottor Smith, faccia silenzio e non si sorprenda, come se fosse ipnotizzato. È armato? Ho un bastone. Lo tenga molto stretto, se si avvicinano e la vogliono costringere, all'inizio li segua e li colpisca alle spalle appena può. Stavo pensando a qualcos'altro. Tipo? Questa nave avrà un sistema di reazione. Sicuramente, se no non respireremo. Appunto, se lo mandiamo in circolo chiuso con i sistemi della nave possiamo far svenire tutti, anche se sono ipnotizzati. Potrebbe essere un'idea. Bisognerebbe collegare i motori. Sono stato prima in sala motori, magari qualcosa ci raccapizzo. Anch'io. Capito. Va bene. Potremmo provarci. È una massa troppo grande di persone. Ci vorrà del tempo per muoverla tutta e noi abbiamo il tempo per chiudere il sistema. È una buona idea. Via. Allora, stia dietro di me. Vi passano di fianco le prime persone che si stanno muovendo sia abbastanza lentamente, però anche inesorabilmente, certo, verso il baratro che li porterà alla loro indiscutibile morte. Mi passano proprio vicine? Sì. Sì, perché okay, lui era rimasto allora, verso la fine. Ma Frashant va con loro o loro vanno da sole? No, vanno da sole. Quanti ne muove tutti insieme? Perché 3-4 alla volta. E sti cazzi, prima di 150 sa quanto ci metti. Allora, pardon, io avevo capito male la dinamica, ovviamente gli dico lui sta avanzando verso di voi. Ah, bene. Perché comunque deve parlare all'orecchio di tutti quanti. Niente, quando arriva gli dico qualcosa del tipo: inventati qualcosa e mandami altrove. Prendere qualcosa nel tuo camerino, mandami altrove. Ipnotizzato. Fai una bella prova di intimidire. Ah, pensavo persuasione. Cazzo. Anche persuasione può andare. Ah, ok. Me la sono giocata bella convinta. Questi sono ritiri. Quelli li puoi usare per ritirare. Li puoi usare per toglierti la condizione di scosso nel caso tu diventi. Lo discosso. Vuoi usare? No, perché io faccio più 6. Perché ho più 2 carisma. Io. No, 6. 6 mi dovrebbe bastare. Non fai fare più 6. Perché sono carismatico. Ah, ok. Mi hai fotte sede. Ho un bel più 0. Quando arrivi davanti a lui, lui ti guarda, ti sorride e fa: posso al massimo darvi un piccolo vantaggio, ma non c'è un gran che di posto dove andare. Ti sta proprio parlando nell'orecchio come ha fatto agli altri. Cioè, basterà a tenere lei e me vivi. E la signorina. Fuori dal corridoio, allora io andrei a sinistra. Faccio un impercettibile cenno con la testa. Mi seguo. Si tira indietro e va verso la fila successiva. Perfetto. Io agisco come ci si aspetta che io agisca e mi imbambolo per uscire da questa situazione di merda, poi vedremo. Anch'io cerco di fare la stessa cosa. Ok. Anche okay, se in realtà sono abbastanza agitata perché l'idea che tutte le persone possano finire giù di sotto... Ma non me ne frega un cazzo, sai quanti ce ne sono in Cina di persone. Io a questo punto mi butto dietro quelli che stanno andando a buttarsi. Ok. No, detta un pratesi, non sai quanto mi trovate a cosa, però... C'è qualcuno dei pirati lungo il tragitto che queste persone fanno? Allora, i pirati sono all'interno della sala e stanno in realtà più che altro... assestando la situazione, non okay, stanno seguendo le persone. Quindi danno per scontato che l'ipnosi le mandi a buttarsi. Esatto. Sicuramente okay, però ti viene in mente ci saranno almeno un altro o due altri che sono andati nella cabina di pilotaggio per
occuparsi dell'equipaggio. Quindi... perché loro, quelli dell'equipaggio, non essendo nella sala, non possono essere ipnotizzati. Ok. Quindi qualcun altro alla fine del corridoio c'è per forza. Ok. A meno che non l'abbiano già sistemati e siano entrati tutti. Come si usano i poteri? Che poteri hai? Io ho stordire. Allora, dovrebbe essere una prova di spirito. Spock. Se non ricordo male. No, quello è Crocodile Dundee. Stavo pensando a Crocodile Dundee, è bellissimo. Allora, 125. Pagina 125. Spock era. Ragazzi, vuoi mettere? La presa al collo, Mr. Spock. Eccolo qua. No, è più giù, più in basso, vicino alla spalla. Qui? Sì! Sì. Durata, non ci interessa la durata. Gittata, punti potere. Il numero di punti da spendere per usare il potere. Alcuni poteri permettono al personaggio di spendere punti aggiuntivi per ottenere degli effetti extra. Ok. So io come un'automobile. Che potere hai detto che hai? Stordire. Stordire. Scarica. Stordire. Stordire colpisce tutti i presenti nell'area di un modello di esplosione media, bla bla bla. Se il personaggio arcano ottiene un successo, i bersagli nell'area devono effettuare un tiro di vigore e diventano scossi. Quindi si fa un tiro di spirito, costa 2 punti potere e potresti beccare tutti i pirati. Okay. Mica male. Va bene. Quindi passo da 15 a 13. E mi gioco con lo spirito. Sempre col D6? Se è spirito, sì. Cioè, se tu di spirito hai 6, sì. No, dico col D6. Ah, sì, sì, con l'extra da 6. Sì, perché siete eroi. Bellissimo. 1 e 2. Però... sì, sì. No, aspetta, ti aiuto. Tu hai... non avevi 2 6? No. Oh. Ritiro per forza. Stavo per pensare... stavo per dirti... era un D8. No. Era un D8. 5? 5. Per forza. Sul dado 6. Allora, loro fanno un tiro di vigore, hanno 6, che è questo. 3. Descrivi un po' come fai. Per stordirli. Li hai storditi. Però descrivi un po' come. Allora, io mi sono mischiato alla folla, cioè alla coda di persone che stavano andando a buttarsi giù. Dopodiché, quando ci siamo avvicinati verso la fine del corridoio dove cominciava la sala dell'equipaggio, quanti erano dentro la sala dell'equipaggio? Nella sala dell'equipaggio erano in 3. Più l'equipaggio? O li avevano già ammazzati tutti? L'equipaggio era andato. Ah, ok. Perfetto. Allora, una volta entrati, una volta passati di fianco alla sala dell'equipaggio, ho guardato attraverso l'oblò della porta, perché la porta ha un oblò, e ho studiato la posizione dei 3 pirati. Poi, aprendo la porta molto lentamente, perché tanto loro non si aspettavano che arrivasse nessuno, sapendo che doveva arrivare la gente, mi sono infilato silenziosamente, tipo tappezzeria, come io so fare, dietro il primo, e poi un colpo sul collo secco sulla giugulare. E dal rumore generato dal primo, io mi sposto sempre nel punto cieco degli altri che si girano, per cui loro non riescono mai a vedermi, arrivo dietro agli altri, stessa tecnica, e alla fine sono tutti naturalmente storditi da questa cosa. Però. Ok, adesso però nella stanza inizia a tendersi la situazione. Certo. Quindi inizieremo a usare l'iniziativa. Ok. L'iniziativa viene fatta con un mazzo di carte. Si agisce dal più alto al più basso, quindi dal lasso, che è il più alto, poi re, regina, eccetera eccetera. Il jolly vi permette di agire quando volete con un bonus, okay. In qualunque momento, anche quando potete interrompere l'azione di un altro. Sì, reazione proprio. E poi i semi pure, per in caso di parità si va. Asso, okay. Coglioni. 10, 8, perfetto. È facile. Perfetto. No, però io agisco prima di te. Ecco. Perché il seme vince. Perché i cuori battono le picche.
Quindi come asso agisco per prima? Tu come asso agisci per prima. Ok. Cosa... Dove siamo? Cosa siamo? Cioè, un fiorino. Allora, sì, ma quanti siete? Cosa portate? Siete in fila. State seguendo altre quattro persone davanti a voi che stanno uscendo verso il corridoio. Sentite l'aria che diventa sempre più forte man mano che vi avvicinate. Sentite dalla vostra sinistra il rumore della sala motori e dalla vostra destra invece l'aria che l'aria. Che ok. Viene. Ci sono dei pirati davanti a noi? Che tu veda fuori nel corridoio? No, non ci sono altri pirati. Ok. Che io sappia, il portellone si può chiudere o sigillare? Se l'hanno fatto saltare da fuori? No. Difficile, non è così scontato. Potreste provare, nel caso abbiano fatto saltare solo la serratura, a chiuderlo in qualche altro modo, però se hanno proprio fatto saltare il portellone, quello è probabilmente nel deserto sotto di voi a qualche chilometro di distanza. Però è anche possibile che Prashant avesse già ipnotizzato qualcuno dell'equipaggio in modo da fargli aprire il portellone. Quante persone ci sono davanti a me che stanno per cadere, per lanciarsi? 4, ci metteranno un paio di minuti ad attraversare tutto il corridoio. Ok. Io cerco di portarmi avanti le persone, vedere se posso chiudere il portellone. Ok. Ti vuoi portare avanti fregandotene se qualcuno ti vede? No, cerco di svicolare tra, che ne so, tra la fila delle persone e il muro, mi metto rasente al muro in modo che posso magari andare nell'occhio. Ok. Allora, fai una prova di agilità. Vi dico prima che potete fare anche più azioni per round, ma non potete mai fare la stessa azione due volte. Certo. Va bene. E se volete fare più azioni lo dovete dire prima, perché avete un meno due cumulativo per tutte le azioni che volete fare. Ok. Ok, quindi la mia idea per adesso è superare le persone stando a ridosso della parete e verificare se la porta esiste ancora ed è possibile chiuderla. Ok, allora inizia a fare la prova di agilità per vedere se riesci a spostarti avanti. Sono un ciampo. Un 1 e un 5. 5. Riesci a tenerti abbastanza aderente al muro da non essere né portata via dalla corrente né inciamparti per sbaglio nelle gambe di qualcuno. Ok. E non fai nemmeno rumore che possa attirare l'attenzione di qualcuno che eventualmente si trova più avanti che non riesce a vedere. Ok. Cara Gianni, come faccio a sbatterli fuori dal cioè? Wow. Beh, allora adesso loro sono storditi, quindi non dovrebbe essere troppo difficile, però sono comunque da trascinare fuori, non sono inermi. Sono armati? Sì, hanno tutti una sciabola al fianco. Ok, e allora sfilo la sciabola da uno dei tre e li secco tutti e tre. Vuoi fare tre attacchi quindi? Ah, perché sono tre attacchi anche se sono storditi? Cioè, non sono lì imbambolati, credevo fosse più un'esecuzione, però vabbè. No, puoi anche fare il colpo di grazia, però se ne vuoi fare una sola non devi tirare niente. Se vuoi colpirli tutti e tre... Ma loro quanti turni restano storditi? Questo è il punto. Loro restano storditi per, te lo dico subito, finché non si riprendono. Perché dovrei fare un tiro di vigore oppure usare un Benny per loro, che non mi pare il caso. Ok. Dato che ne ho altre nell'altra stanza. Va bene, senza... allora faccio un colpo di grazia. Pulito sul primo, tanto col mio pugnale a questo punto. Però il colpo di grazia, ok, gli altri due li voglio disarmare. Ok, una cosa importante, l'attacco lo potete fare più volte, basta che sia con due mani diverse, quindi con due armi diverse. Ah, ok. Se vuoi fare spadata e pugnale puoi farlo, spadata, spadata, no. Vabbè, una spada me la tengo allora. Però gli altri due li disarmo, cioè prendo la spada e la lancio fuori dalla finestra. Sì, basta che la lanci nel corridoio e l'aria la risucchia, la porta fuori, okay. Perché siete abbastanza vicini. Tu vedi spade volare fuori dalla sala dell'equipaggio. Esatto. Ne vedi una che ti si pianta nel quindi uno è crepato e due sono storditi. E due sono storditi. Okay. Io avrei bisogno che
di un po' di aiuto per capire meglio come siamo disposti, cioè la pianta, dove sono loro, dove siamo noi. Allora, farò questa cosa, disegno una mappa. So che rompo le balle, ma ho bisogno di capire. No, beh, c'hai ragione. Io non fa mappa, mai male. Io ho una mappa in testa, ma non credo che forse sia quella esatta. Quindi. Allora, supponiamo che questa sia più o meno la lunghezza dell'aeronave. Mm-hmm. Il grande salone era grande, certo, e occupava praticamente tutto il corpo centrale. Da questa parte c'erano le finestre da cui il dottore ha visto le ombre prima che arrivassero. Qua dietro c'è la sala motori, per cui qua che c'è la porta e col corridoio da qua si arriva alla sala motori. Mentre qua in fondo davanti c'è la cabina di pilotaggio, dove si trova il resto dell'equipaggio. C'è il lungo corridoio, qua c'è il portellone aperto e qua c'è la porta della cabina di pilotaggio. Ok. Voi adesso, ma qua c'è il palco su cui c'era Prashant all'inizio. Pailong e Betty sono appena usciti nel corridoio. Certo, lei è andata avanti. E qua, qua c'è Betty, qua c'è Pailong e qua dentro c'è Ashish. Certo. Il dottore invece è ancora nel salone. Certo, perché sta facendo uscire tutte le persone. Assieme ai pirati, mi verrebbe da dire. I pirati, sì, qua c'è la grossa massa di persone. C'è un pirata 1, un pirata 2, un pirata 3, 4, 5 e 6. Prashant è lì in mezzo insieme al capitano. Ok. Il dottore è... Dove era, capitano era più o meno qua perché... Io ho seguito lui, eh. Hai seguito lui? Sì. Te lo dico. Allora sarai o nel corridoio o nella stanza. Ok. E vabbè, sì, anche perché poi appena esco fuori il mio piano iniziale va a ramengo, perché non posso mandare a ricircolo con una porta aperta, non serve un tubo. Quindi sei lungo il corridoio anche tu. Sì, sono accanto a lui. Col capitano, si intende Amandra? Giusto, sì. Per... Ok. Sì, il capitano della nave è andato. Certo. Allora, innanzitutto io... un paio di chilometri più giù, esatto, mi sa. Insieme al resto dell'equipaggio. Prima di fare alcunché, io cerco di scavare nella mia memoria dove e se ho visto... Pilotare una nave, no. No. Scialuppe, paracaduti, cose che mi possano permettere di... Di sopravvivere. Buttarmi fuori da qui. E eliminarmi dai cazzi. È un'ottima domanda. E a questo punto fai un tiro di percezione. Per ottimo. Se avevo pure la scatola di dati. Se avevo tenuto l'occhio lungo, certo. Ho fatto 6. Sì, allora nella cabina di pilotaggio sicuramente l'avevi visti entrando e passando con la coda dell'occhio, c'erano dei paracaduti. Ok, allora mi diri... Scialuppe non ce ne sono perché in un'aeronave sarebbe completamente... Sì, sì, no, beh, magari scialuppe steampunk, che ne so, una roba, volanti, alianti, strani, che ne so. Però essendo questa una nave che poi si doveva occupare più che altro di spedizioni... verso l'Europa, le hanno ritenute inutili. Vabbè, ah, giustamente. Anche se atterri per terra. È vero, sì, c'è ragione. Come te ne vai? Allora, io, nonostante quello che mi ha detto l'illusionista, cioè Prashant, invece che girare a sinistra per nascondermi sarà motori, cosa che per me è una trappola per topi, perché una volta che sono lì non mi vedono, ma poi questi qua se ne vanno, quindi che cazzo faccio? Mi dirigo anch'io a destra, camminando senza dare nell'occhio, con l'intenzione di raggiungere un paracadute. Quello che faccio, visto che sto semplicemente camminando, è tenere non penso che si possa preparare l'azione, ma tenere tutti i sensi allerta affinché qualora cominciassero a volare dei colpi, partissero o cominciasse qualcosa di pericoloso, io sono pronto a buttarmi a terra o a scattare. Allora, sì, puoi preparare un'azione, in realtà si chiama pausa. Ok. Il che vuol dire che puoi agire quando vuoi da adesso in poi, però se al prossimo round ancora non hai agito, ti tieni la carta che avevi prima. Ah, ok. Ah, ok. Che se è una carta alta non è una soluzione scema. Era un 8, quindi malissimo. Beh, è vero che sono le figure sopra, però
per adesso. Il mio scopo in generale qua, cioè per adesso io non ho nessun attaccamento per nessuno, signorina compresa, che sta facendo l'eroina, quindi lei piuttosto sarà un diversivo, io voglio fuggire da qui, fottano tutti, ho una vita e degli affari, ok, è illecito. Io che sono vicino a lui, ma agisci dopo di me. Sto è fermo, che, sì, è, che sono, è illecito, no, è che sono una merda. Allora il gruppo di persone prosegue e arriva più o meno a metà del corridoio. Ci vorrà ancora un po' perché arrivino in fondo, però intanto i pirati all'interno intanto si guardano intorno per vedere che sia tutto in ordine, e a meno che qualcuno non faccia un ottimo tiro di percezione non si accorgeranno di voi. Però non si sa mai. Chi lo sa? Ah, loro. Chi? Loro. Loro non tirano il secondo dado da sé perché non sono eroi. Meno male. 7. Beh, è buono. Mm. Infatti il pirata che è quello più vicino alla porta, il numero 5, preso da un, sai, quel sesto senso che dice dai un occhio fuori lo butto lo stesso, si sposta nel corridoio e vede in quel momento le spade volare fuori dal portellone, e non urla perché non è così stupido, però torna dentro e si avvia verso il capitano. Questo mi vale come reazione, l'ho vista con la coda dell'occhio? Sì, anche perché eri pronto a proprio fare queste cose. Scatto in avanti per entrare nella, per arrivare qua il prima possibile. Scatto in avanti, perché... Beh, arrivi fino in fondo. Ok. E quando arrivi in fondo vedi che nella sala di pilotaggio c'è tizio indiano abbastanza robusto, due dei pirati che sono mezzi confusi si stanno barcollando in giro per la stanza, le loro spade non ci sono, c'è un cadavere per terra e non c'è nessuna traccia del resto dell'equipaggio se non del sangue per terra. Lo guardo negli occhi e ti dico: ti hanno visto, stanno arrivando. È facile, ho avuto un sesto senso. Bene, allora devo finire veloce qui dentro. In quel momento gli altri pirati tengono a bada la folla, la situazione. Prashant continua a dare i suoi ordini, però il capitano esce nel corridoio e c'è il dottore davanti. C'è il dottore davanti, che però per ora è il minore dei suoi problemi, anche per... No, beh, tu non stavi però facendo finta di muoverti, zomboide. Quindi senti dietro di te il rumore del cane di una pistola. Anzi, in teoria io sono chinato a raccogliere la roba dei pirati. Fermami un attimo. Senti il cane della pistola, che fa proprio crack, e la voce di Amandra che dice: se fossi in te io alzerei le mani adesso, velocemente, senza fare storie. Qualunque altra cosa risulterà in un proiettile nella tua schiena. State. Dietro un corridoio, davanti a un corridoio. Ti posso fare una prova di furtività per vedere se sono riuscito a nascondere almeno un pugnale dei pirati davanti, in modo tale che lei, da dietro non mi può vedere che mi metto un pugnale e alzo le mani. C'è due. 5. Sì. Intanto mi intasco un pugnale. Mi alzo e vedo che cosa mi dice. Muori. Oh no. No, se mi fa una cosa del genere reagisco. No, no, lei ti sta puntando la pistola addosso e ti dice: ora spiegami come mai sei qua, perché stai facendo quello che stai facendo, e forse potrei anche decidere di non ucciderti sul colpo. Beh, che dire... Il tuo amico non è tanto bravo a improvvisare. Ti farò una proposta. Potrei aver bisogno di qualcuno in grado di... Di un dottore? Ti senti male? Lei è un medico? Al suo servizio! Ah. Effettivamente anche un medico può essere sempre comodo su una nave, soprattutto considerato dove stiamo per andare.
Ha mai pensato di unirsi a una ciurma pirata, dottore? No, ma è improvvisamente allettante la sua offerta. Lei fa un passo indietro in modo da liberare la porta e poi ti fa cenno con la mano di entrare nella sala. Io mi giro lentamente, sperando che non veda il pugnale qua. Ah beh, te lo sei nascosto sotto la giacca, quindi entri. Sono rimasto da solo. Non c'è nessuno nel corridoio, vero? C'è lei, che però è in mezzo al resto della gente. Io no. Torni dentro nella sala e nuovo giro di iniziativa. Oui. Se, allora, se quando ero girato col pugno, perché non sapevo ci fosse anche lei, non avevo capito lei che era lei. Ero tipo un geco sulla... Io a mole faccio l'occhiolino e torno indietro, anche per allontanarla a lei. 7. Ah, 3. No, tu avevi agito alla fine, sì. Sì, ho agito. Bravo. Check. Beh, però... è andata bene, perché beccavo anche me. Il dottore è il primo ad agire. Comunque Roberto ci dice che Kevin avrebbe guidato due aeronavi contemporaneamente. È vero. Senza dubbio. E il dottore entra nella stanza con lei, nella sala. Vedi un po' come è messa la situazione innanzitutto. Allora, vedi che un bel po' di gente sta uscendo ancora lentamente. Ma molti sono svenuti. E vedi anche... fammi una prova di medicina a gratis. Sto sudando un po' troppo freddo. Ok. Noti solo che alcune delle persone, non più solo il vecchietto, sono svenute. I pirati le stanno ammonticchiando, cioè mettendone due o tre vicine, in modo da liberare la strada. Dimmi tu che cos'altro vuoi fare. Questo te lo... Allora, io comunque penso sempre a un modo per levarmi la situazione dai coglions. Loro in qualche maniera sono venuti su questa aeronave. Quindi io... Scusa. Era tanto che nessuno lo diceva. Scusate. Cerco di guardare di nuovo meglio fuori dagli oblò, ora che sono in piedi e non dovrei avere impedimenti alla vista, per capire se c'è una nave o qualcosa con cui fuggire. Fai una prova di percezione. Ci hanno abbordati dopo tutto, no? Bravo! 11. Bravo. Allora, sì, noti due cose. Una l'hai notato con la coda dell'occhio mentre entravi nella sala, dando un'ultima occhiata al corridoio. Hai notato che c'era una corda davanti a dove il portellone si è aperto, perché lì ci saranno dovuti arrivare in qualche modo. La corda è tesa in avanti. Ok. Quindi c'è qualcosa di attaccato davanti all'aeronave. Quindi ora suppongo c'è stato un colpo d'arpione, che l'abbiamo sentito. Sì, e l'altra cosa che noti è che da questa parte ancora vedi la sagoma di qualche cosa. Non è vicina, però c'è una seconda nave, un po' più in là probabilmente, piccola, che ha fornito supporto nel caso qualcosa andasse storto. Ok, quindi c'è una corda da qua e un'altra nave da qua. Sì, esatto. Quindi presuppongo due navi almeno. A meno che non sia geometria non euclidea, sì. E cazzo. La situazione è perfetta per Kevin. Esatto. Due navi. Cioè due navi e una non collegata all'altra. Potrebbe riuscire a guidare tre navi. E... ok, oltre a questo, poi passerò il turno perché non è che posso starci 30 anni qui dentro, cerco di capire se c'è un modo per chiudere la porta dietro di me. Anche col pugnale, perché magari è una di quelle doppie maniglie che basta infilarci qualcosa di metallo ed è dura da sfondare, perché queste strutture sono in acciaio, alluminio, comunque sono allora, solide. Allora, da quello che vedi, il portellone... può sicuramente essere chiuso, ma dal corridoio, perché questo in realtà, quando poi la nave sarà operativa, sarà un magazzino. Sì, sì,
elefanti, pachidermi, cos'è? Esatto, infatti in questo momento noti due cose. Sì, ci sono dei tappeti in mezzo alla stanza che coprono il pavimento, però in fondo verso il muro vedi proprio che in mezzo c'è una fessura, quindi può probabilmente essere aperta per caricare e scaricare roba. L'idea malsana. E la porta può essere sicuramente chiusa con uno di quei bei maniglioni che non fanno entrare e uscire niente dal corridoio. Non può essere chiuso o aperto da dentro. Ok, c'è quelli... i maniglioni da... ok. Da sicura. Posso ancora o... dimmi tu, Ti direi la mia azione a questo punto. Allora, io ho il kit delle erbe della giungla, borse di erbe della giungla. Ok. Dato che nessuno dei pirati, da come li hai descritti, sembra mi stia puntando una pistola addosso, perché siamo appena entrati. A parte il capitano. Il capitano è dentro o fuori la stanza? Il capitano è sull'uscio della porta. Ok. Io farei, in onore di Matto, un Deceptic Change. The Assassin's Change. Ok. Quindi prendo... con la mano sinistra il pugnale e dico, beh, dovrei rendere questo, è suo, e faccio per lanciarglielo. Ok. Ma così, nel senso... non per colpirla. No, per colpirla, si vede proprio che miro a sinistra. Nel frattempo con la mano destra prendo della polvere di peperoncino e gliela sparo negli occhi con un soffio. Ok, fai una prova di agilità. Agilità? Ok. Sarà incazzata. Ma cieca, io gli giro dietro e chiudo la porta. Forse devi ritirare, bravo. Gli giravi dietro e chiudevi la porta. Poi sei dai che momento. Rischio. Pericolo. 11. Le spari il peperoncino negli occhi. Lei non fa in tempo a mettersi nulla davanti perché era per il pugnale. Esatto, anche... era distratta dal pugnale. Nonostante il vento porti la polvere a risucchio, riesci comunque a prenderla negli occhi. Perfetto. Rotolo. E lei inizia a coprirsi la faccia urlando, prendetelo! E però in questo momento è completamente cieca. Oui. Schizzo fuori e chiudo la porta. Hai già fatto la tua azione. Dopo. Dopo il jack c'è il 7. Sì. Ok. Sì. Ma io continuo con quello che ho intenzione di fare, ovvero andare verso la porta. Ok. Sempre cercando di far finta di niente, ho considerato che tanto lei è accecata e sta urlando prendetelo. Ti sposti più velocemente. No, allora, se penso di aver capito che sta succedendo qualcosa e che lei è di certo distratta. Quindi corro, ma facendo attenzione, cioè aspetta, però io ho visto lui è corso proprio avanti, che è entrato dentro di lì, sì. Non ha urlato, non ha fatto versi, quindi suppongo che non sia morto, o è morto sul colpo, o è morto silenziosamente, quindi vado verso il portellone. Ok, il dottore lo lasciamo lì. Ciao dottore. Ciao dottore. Adesso aprono il portellone. Corri fino in fondo. Sì. E niente, la situazione della cabina di pilotaggio è la stessa di un secondo prima. Ok. Ma il portellone si può chiudere? Oh, allora fammi una prova. Tu hai ingegneria o qualcosa del genere? No, perché hai una frusta. Cosa vorresti chiudere? IKEA. La nostra unica via di fuga. Fai chiudere per una prova di intelligenza. Intelligenza. Ho fatto 6. Dai. Okay. Allora, prima di chiudere il portellone, che non è saltato, è stato aperto. Ok. Quindi potrebbe essere chiuso il portellone. Sì. Però prima c'è da togliere l'arpione che tende la corda, che certo, è proprio lì sull'uscio del portellone, quindi non si potrebbe chiudere perché c'è un pezzo di metallo infilato nel pavimento che rende impossibile. Ok. Io ho visto che loro sono nella stanza. Beh, sono lì davanti. Sono lì davanti a me. Sì. Dico, voi cosa ci fate qua? Ce l'ho fatta arrivare io qua. No, ma anche lui. Chi sei? Mi chiamo Ashish.
Non eri tra gli invitati? C'ero, ma non mi avete visto. Tendo a non farmi notare. Adesso io sto prendendo il controllo della nave, quindi vi chiedo scusa se non mi perdo inconvenevoli. Altri pirati. Bene, assolutamente, però dobbiamo fare in modo che le persone nel corridoio non si lanciano nel vuoto. Orbene, allora uccidete questi due pirati mentre io muovo la nave e poi staccate l'arpione, così chiudiamo il portellone. Oppure viceversa, io esco e stacco l'arpione e qualcuno di voi comanda la nave. Voi siete in grado di comandare la nave? Sono in grado di comandare la nave. Hai mai comandato una nave? Hai pilotare navi? Io ho guidare. Quello no. Che più probabilmente ci può riuscire è lui. Però sopravvivenza. Ancora? Due, sopravvivenza. Basta, la sopravvivenza, tutto va con sopravvivenza. Devo uccidere, un Balrog. Sopravvivenza, se lo uccido sopravvivo. Beh, sopravvivo. Oh, sopravvivo intelligenza. Fai una prova di valutare, no? Esatto. Vabbè, sì. Io ho qualche competenza di pilotaggio, ma non dovremmo cercare semplicemente di scappare? Ci saranno dei paracadute qui. Su cosa stiamo volando? Dove stiamo volando? Su territorio un deserto nostro? Stiamo volando, quindi se lei pensa di paracadutarsi e poi camminare per centinaia di chilometri all'interno di un deserto, prego, si butti giù, io voglio tornare indietro con la nave. Siamo in inferiorità numerica e ci sono altre due navi. Non tra un po' saremo molto in superiorità numerica, io posso garantire lei. Vedi, ho fatto bene. Voglio cercare di capire che tipo di persona è lui. Valutarlo, cioè, è vero. Fai una prova di valutare. Vedi? No, bassi fondi userei, una cosa del genere, cioè combattere anche, cioè, questo è addestrato? Ok, fai una prova, scegli tu, di bassi fondi o combattere, ti dico delle cose diverse in base all'uno. Bassi fondi. Sono decine di dadi che ci hanno regalato e ruba continuamente i miei. Sono quelli che ti ho dato io, non è che sono i tuoi, mannaggia la pazza. Te di 8, no, ho fatto 5 di furtività, no, di bassi fondi, scusa. Allora, quanto secondo te sei abituato a muoverti nei bassi fondi, colpire qualcuno nei reni e buttarla a terra? Secondo me sì, perché io ho classe sociale e classe operaia, quindi ci sono vissuto dentro. È uno che non si fa troppi problemi a fare quello che va fatto, sicuramente. Ok. È anche abbastanza robusto, mi pare. No, in realtà sono abbastanza agile. Piccolino, agile. Okay, sì, agile. Non è ancora il mio turno, ma dico, la nave la piloto io. Sono più agile che forte. Ok. Ma no, perché sono diventato indiano? La nave la piloto io. Perché eri cinese. Sì, perfetto, due situazioni da suggerire. La prima è utilizzare la radio e mandare un Mayday, di modo che le forze aeree possano intercettare la nave. Io pensavo a manovra a manovra violenta, che facesse rotolare tutti quelli che non sono saldamente assicurati come noi. Si può fare anche quello, però prima mi dà il tempo di staccare il pione, sennò io volo fuori dal portellone. Ho fatto anche la rima. Ah sì, giusto, gli altri. Sì, giusto. Io capisco che lei può non avere a cuore, ma tutto sommato forse dovremmo cercare di salvare anche qualcuno. Più gente salvata, più premio da parte di Stato di India. E faccio il si storto del cinese, basta. Io ho legato i pirati. Tu hai legato i due pirati. Va bene. Prego signorina, io consiglio uccidere, non legare. Perché sono abili a slegarsi? Questi? No, perché tanto andranno pena di morte non appena noi arriviamo giù. Signor quindi... indiano, basta parlare, sono legati, li butti giù, no? Tanto deve staccare. Oh, va bene, allora io aggancio al barpione. Esatto. Ok, li prendo per le corde e me li porto lì. La. Prima che tu butti fuori la gente, purtroppo i pirati nella stanza agiscono. Eh sì. E il dottore si diverte. E il dottore si divertirà tantissimo perché i pirati si buttano i due più vicini per prenderlo, buttarlo a terra e immobilizzarlo. Ciò vuol dire che mi dici quanto hai di parata, per favore. Ho della parata. Sì, parata. Eccolo qua, 5. 5, quindi la difficoltà non è 4 in questo caso, ma è 5 per prenderti.
6, esplode pure. You're welcome. 5, 11. Quindi ho fatto più di 10. Panino! Sei in tempo. Ti arrivano in due addosso, ti buttano per terra e praticamente ti stanno tenendo ciascuno un braccio. Loro sono abituati, sono robusti e quindi liberarti è veramente molto difficile in questo momento. E ti stanno tenendo tutti e due a terra. Yoi! A proposito di yaoi, potete andare ad ascoltare il nuovo podcast molto bello. Di Fumble. È stato molto interessante. Io, educativo, direi. Educativo. Io l'ho appena condiviso su Facebook perché sono rimasto deliziato. A Whole New World, esatto. Di Mara Caruso e Giorgia, purtroppo non ricordo il cognome perché sono una brutta persona. Io non sono a stento una persona, però vi dirò che Hall è scritto come buco, non... Il buco. Sì. Non ascoltate in un ufficio con le casse. No. Esatto. Soprattutto c'è una bella E di explicit, quindi fate il favore di... Ascoltatelo, di ascoltatelo, così. È una figata. Però è molto bello, brave. Sì. E, gli altri pirati, uno dei pirati va verso il numero 3, va verso il capitano per darle una mano a riprendersi e lei lo sbatte via e lui rimane sull'uscio. Fottiti! Gli altri due pirati non sanno cosa fare, e tanto ti hanno già buttato a terra e fermato, quindi continuano a sistemare quello che stavano sistemando. Il prossimo ad agire è Ashish. Yes, vabbè, io spingo i due fuori dalla porta. Mi chiesa che risveglio di merda. Cazzo, ti riprendi. Cazzo. Dopodiché l'arpione. Get over here. Allora, l'arpione è una prova di forza a meno 4. Perché la forza della nave che sta tirando la corda, ah, certo, rende ancora più difficile staccarlo. E già era attaccato. Ah no, scusa. Salvo tagliare la corda. Taglio la corda. Ci metterai un round in più, però tagli la corda, sì, e poi... Taglio la corda col pugnale, per forza. Ok, allora ti metti a tagliare la corda. Puoi o metterci due round, perché con... Mm-hmm. Cioè, la corda è spessa. Oppure provare a fare una prova di... combattere. Mm-hmm. E vedere se riesci a dare un taglio un po' più deciso. Proviamo. E tagliarla in un round. Proviamo. Solo invece che in due. Proviamo a forzare. Nel peggiore dei casi comunque ci metto due round. 4. Esplode, tra l'altro. Ah, giusto. 7. Dai un paio di colpi ben assestati e al terzo colpo si stacca la corda e liberi l'arpione. Okay. Adesso staccarlo sarà molto più facile. Ok. Pai! Io mi metto al posto di pilotaggio, mi allaccio per bene la cintura, le cinture, penso che siano quelle a X-clack, dico a amico indiano, quando sono troppo vicini tu mi dai la parola d'ordine e io li faccio rotolare. Se non hai ancora staccato l'arpione, reggiti forte, perché potresti rotolare anche tu. È lingua meravigliosa di India, tutti parla. sono appena tornato da un viaggio, sono uno camaleontico, io prendo subito l'accento del posto in cui sto. Mi hai capito? Sì, ti ho capito. Ho tagliato la corda, adesso stacco l'arpione e poi chiudo portellone. Se non riesci a fare in tempo, attaccati molto stretto l'arpione. Certo, io consiglio a voi di chiudere dentro, perché adesso un pirati potrebbe arrivare. Signorina? Chiudo la porta. E io uso il mio round per cercare di capire come cazzo si guida questo affare. Per cioè, perché io, vabbè, sì, ho guidare. Però non sai pilotare. Esatto, quindi magari cosa ne so, ho fatto un corso di mongolfiera una volta nella vita, però cerco di capire da che cazzo di parte sono. Vieni dalla Mongolia, quindi la mongolfiera. Assolutamente, mongolfiera. Certo. Allora, fammi una prova di guidare, però a meno 2. Perché non c'è, anzi anche meno 4, perché proprio guidare un'automobile e pilotare un'aeronave... Non posso. Non sono... A meno che non esploda. Ok. Beh, io posso dargli una mano. Tu puoi dargli una mano, gli dai un più... 2? No. Te lo dico subito. Tiri cooperativi, tira i dadi, aggiunge più 1 per ogni successo o incremento, quindi fai la prova anche tu. Ok. E per ogni successo o incremento ti dà più. Però aspetta, io questo round non lo voglio usare
per guidare, ma per capire che cazzo devo fare. Ok. Sei mai entrato nella cabina di un aereo? No, però è giusto, dico a lei. Ha per caso visto qualcuno che lo pilotava questo aggeggio? L'ho visto. Allora mi aiuti. E vediamo. Allora, prima lei tira, perché ti dà una mano. Quindi tiro un di 6 e basta? O... 2 di 6, perché... Avete sempre il vostro di 6. 6 più 6. Magari... 4 e 4. 4. Quindi ti dà un successo. Allora, ritiro, perché così non riesco né con uno né con l'altro. Sì, moriamo. Beh. 4, meno 4. Più uno. Allora, non è completamente zero. Ok. La maggior parte delle leve e delle pulegge non hai idea di che cosa facciano. Ok. E rischi di fare un gran casino. Però ti posso dire che hai sentito perlomeno di come funzionano. Sì. Dovrai provare. Certo. E non sarà facile. Però hai una vaga idea di quali leve non toccare, perlomeno. Questa è già una buona notizia. Io non ho nessun'altra velleità che non fare dei movimenti molto strattonati per sbilanciare le persone. Su, giù, sinistra, destra, basta. E poi non dobbiamo andare a farlo, giù. Non è detto che quando tu fai giù vada giù, però... non su. Esatto. Certo, chiaro. Però... Ok. Fa come Independence Day, esatto. Quando fa partire la strada e fa ah, esatto. Un foglio. Come quando io gioco a qualunque gioco in cui decidono di invertire la mira quando certo, non l'ho mai capito. Viene dai giochi di aerei. Ok, quindi tu hai un'idea di come funzionerà, quindi poi per pilotare effettivamente è un meno 2 invece che un meno 4. Ok, dai, buono, meno male. E abbiamo agito tutti. Non so perché te l'ho data girata la parte. Per la suspense. 9. Rey Mysterio. Panino. 10. Infatti agisco per l'ultimo, sono sotto il panino. Steve McQueen. Stacco l'arpione e chiudo portellone. Spacco bottiglia. Avanzo famiglia, sì. Fai una prova di forza. Liscio. Dai, una bella prova anche per lanciando l'arpione e ammazzando qualcuno. 4 esplode pure. 4 riesplode. 10 in totale. Se vuoi lo puoi anche tenere come arma. Sì, sì. E, sta diventando uno dei film di serie B americani di No, dei film Bollywood. Allora, il manuale di Savage Wars stiamo usando si chiama edizione da battaglia, quindi non poteva Bollywood. Che essere. Sei Scorpione indiano. Esatto. C'è ancora attaccato anche un verso di quarta, potresti fare Get over here! Come here! E poi il montante. Che perle! Poi c'è anche il ballo. E chiudo... E sì, riesci a tirare la porta verso di te e chiudere la... E poi busso. E poi busso da loro. Parola d'ordine! Viva l'India! Sono convinto dall'accento! Gli apra, signorina! Però prima tocca ai pirati. Allora, la capitana si rende conto che la porta è chiusa perché non sente più l'aria e urla qualcuno ha chiuso il portellone. Intanto tra le lacrime si riavvicina al nostro buon dottore che fa, muore. Questa è l'ultima volta che fai una cosa così stupida e ti spara. Mi sa che sei andato. Beh, dovevo provare. Allora, vediamo lei. Io una reazione ce l'ho. O non si può far niente. Allergica. Ti cacchi addosso. Al piombo. Esatto. Sono allergica. La cosa al è piombo. Che può fare un fumble e esplodergli la pistola in faccia. Dado da 8. 8. Perfetto. E 8. E 8 24 e 9 e no 6 24 più 6 30 quindi credo la che vedo sia... bene. Overkill. Questa già era la pistola di punta della Rasaka in Cyberpunk, quella che fai buchi di mezzo metro nei muri. Guarda la pistola, la butta via, mi infilo una mano allo spirito. Esatto, crack. È Sub-Zero. Abbiamo un. Cioè, dovrà esserci un Mortal Kombat qui. Perché...
Il povero dottore che armato di peperoncino aveva cercato di... La buona notizia è che... Casa, avevo fatto l'impossibile. La buona notizia è che... Una cura a base di piombo. Fa un buco nella nave abbastanza grosso da venire trascinata nel nulla, probabilmente. Allora... È una pistola gravitoni. 5, 6, 11 e 3, 14 e 4, 18, 23 e l'ultimo... 29 che esplode, 32. Guarda, neanche a sommare, parata, passo e robustezza. Allora, ti fa 32 danni. Il danno di un attacco viene confrontato con la tua robustezza. 5! Quindi è sotto di 20. 27. Va bene. Cosa sì, meno 27. Per ogni incremento al di sopra della sua robustezza, quindi ogni 4 sopra la tua robustezza, un pitone 6 per ora. Subisci una ferita. Ok. 6 ferite. A 3 ferite muori. Ah, ok. Ok. Quindi il dottore diventa... In realtà avevo 2 vite di nuovo. 3 per 2 8 8 8. Mi ricorda anche un po' i combattimenti di Cinquanelli. Cioè... Mi muoio e muore anche uno dei di fianco, esatto, esplode anche un pirata così, cioè nel senso, veramente, dai. E gli ho anche dato il malus perché era mezza accecata nello spararti. Minchia. È andata proprio bene. Bene, ciao dottor Smith, è stato un piacere. Anche per me. I due pirati si rialzano togliendosi di dosso cervello. Cervello, esatto. E quant'altro? Lo sparo però ha risvegliato la gente nella stanza e voi iniziate a sentire dall'altra stanza gente che inizia a urlare, pirati che adesso iniziano a passare al filo di lama, che cercano di ribellarsi. Un pirata che fa: perché quello sta mangiando panini? Al vecchio, vero? Inamovibile. Che carino. Un ketchup. Esatto. E sta a Betty. Ciao Betty. Cosa posso fare in questa cosa? A parte aprire porta, tu fa quello che vuole, basta che apre porta, se no io rimano in corridoio. Il personaggio allora di Manto ci ha segnati per sé. Ciao, esatto. Betty. Cosa c'è nella cabina di pilotaggio che io sappia? Cioè, a parte gli strumenti per guidare la nave. Un cinese. No, un indiano. Tra poco un indiano. Tra poco. Il tour della aeronave, ci hanno detto questo. Fai una prova di intelligenza senza malus per vedere che cosa ti ricordi di quello che ti hanno raccontato. E questa è la leva antipirati tirata nel caso di emergenza. Incazzati, eh. Vale, ok. Perché il ritiro non rifanicchia la mente, si esplode. Però è molto bello. Vabbè, comunque ho fatto 7. 7 e 2. Ok, allora ti ricordi un po' di cose che ti hanno spiegato di come funzionava l'aeronave in generale. Innanzitutto, tutti i comandi vengono gestiti da qua dentro, non ci sono leve in giro per la nave. Sì. E oltre ai comandi proprio per pilotare la nave, c'è la leva per aprire il portellone di stoccaggio. Mamma mia, meno male che non l'ho scoperto io. Perché potrebbe tirarla lei. Ma ci sono dentro le persone. C'è il comando per sigillare il magazzino, perché dato che non sapete cosa dovrete trasportare, era per sicurezza. C'è la possibilità di sigillarlo. Tipo pirati. Ermeticamente. E che altro? Beh, ci sono diverse cose che potrebbero servire una volta scesi a terra, che però in questo momento forse non sono particolarmente utili. In più ci sono i paracaduti. Ah, ci sono anche i paracaduti, ok. Sì, però i paracaduti sono 12, dato che l'equipaggio in teoria è di 12 persone. Certo. Non hanno messo 150 paracaduti. Certo. Sigillando il magazzino, schiena. Cioè in realtà l'aria rimane dentro? O può essere? È abbastanza grosso da respirare per un po', però con la gente terrorizzata che sta urlando non è neanche così tanta l'aria. Dovreste riuscire ad atterrare abbastanza velocemente, però poi c'è il problema che comunque i pirati sono dentro. Però mi viene in mente che quando sono in silenzio sono svenuti. Quando sono svenuti possiamo riaprirla. Allora, questa è una leva che può aprire la paratia di scarico del magazzino. Facciamolo.
Ci sono le persone dentro, ci sono tutti gli invitati. Giusto, sarebbe mostruoso. E questa invece è una leva che sigilla modo ermetico sempre il magazzino. Sì, ok, possiamo sigillare, ma non, cioè non toglie che lasciamo le persone insieme ai pirati e non possono uscire né uni né l'altri, sarebbe così, sarebbe comunque così. Sarebbe comunque così, non possono andare da nessun'altra parte. No, sigilliamoli adesso. Quando sverranno per la mancanza d'aria, li salveremo, porteremo fuori i pirati. C'era un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, che c'è la radio, effettivamente c'è. Ah, ok. E la radio. Beh, mando il Mayday, ma intanto sigilli. Sì, beh, sigillo. 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 Fammi una prova. Io prima di sigillare consiglio sgrullone, così tutti intrappolati dentro. Sicuro. Giusto, bravi, perché stavo facendo fare una prova di fortuna proprio per vedere se qualcuno era uscito. Allora, su giù è più pericoloso. Sinistra, reggetevi, reggiamoci, faccio questo, sinistra, destra, così. Giusto, cioè uno scossone, esatto. Fai quella prova di guidare meno due. Bravo! 6 e 7, 8, no, 5, oh, 5. No, no, 6, 7. 7. A meno 2, scusa, non meno 4. Sbaboom, baboom, gli scuoti per benino e il portellone qua, la porta che divideva la sala, sentite che sbatte. La gente che era nel corridoio urla, la gente che era nel salone urla ancora di più, perché erano ancora di più, quindi si sono rotolati addosso. Poi ci sono i pirati con le spade, un gran casino. Però chi era in piedi non è più in piedi, sicuro al 100%. Vabbè, sigillo. Io agito in realtà, perché ho fatto sta roba, quindi il peraltro tu tiri la leva. E voi sentite proprio prunk, un rumore metallico sordo molto rapido, e sentite la gente che inizia a urlare ancora di più. Tu sai perché, probabilmente perché per sigillare completamente anche le finestre vengono chiuse, quindi adesso buio. Sono completamente sono buio. Al buio anche. Possiamo comunicare all'interno della sala? È quello che stavo pensando, suppongo. Sì, con un nuovo giro di iniziativa. Sì, comunque è la prima cosa che ho pensato. Io mi tengo questa? Tu tieni quella. Risuscito improvvisamente. No, Resusci. Ashish, sei il primo ad agire. Secondo me, mozione. Come si chiamava tuo nonno? No, tuo nonno. Elbert. Ma penso che sia svenuto. Diamo a Simone la possibilità di giocare Elbert. Tira solo di 4. Sì, ma è insospettabile. Sì, ci sto. Se va bene anche al master. Hai un D4 a tutto. Dimmi un D4. Vieni, questa, no, quella non è una carta. Questa è la carta di Elbert, che è un ingegnere meccanico di formazione. È carta di Matrix. Tieni, carta è come vede il mondo, Tieni, dado di 4 illeggibile, così hai anche la cataratta. È impossibile. Che cazzo di Elbert, il nuovo protagonista. Donne, vogliono leggibile. Il risolutore. E a 2, tra l'altro. È a 2 iniziativa. Attenzione, perché Elbert potrebbe diventare il nuovo arco di Legolas. No, esatto. Caso gli monta il fastidio questo, perché non può mangiare i panini. Sì, di 12 a tutto. Esatto, sti pirati di merda qui. Fastidio. Esatto. Ashish, sei il primo. Radio. Voglio fare una prova di... Che cazzo c'ho? Ah, intanto quando accendi la radio senti le urla, ma non senti le urla della sala. È come se fosse il riverbero psichico delle urla nell'altra sala. Che è una cosa molto strana. Te ne rendi conto tu che non sono le urla vere, solo perché sei abituato. Per gli altri sono urla, è l'interfono, si sente, certo, che urlano, ma tu sai che non è così. Ok, voglio provare a esaminare il fenomeno. Fai una prova di psichismo. Psichismo.
Oh, oh. Non sarà. Però 1 e 2. 1 e 2. 2 e 1. Ah, per questa volta li hai invertiti. Allora va meglio. Complimenti. Va bene, la gente grida. Sono scarico. Sei. Però ha fatto 6 con 2 di 10 e 2 di 6. Posso fare cose diverse, giusto? Sì. Posso usare, no, la divina. La dovevi... avresti dovuto dire prima. Ah, basta. Scusa, sto stronzo. Era a dichiarare all'inizio. A che pirla, è vero. Basta. Potevo farlo anch'io col dottore, non ci ho pensato. Posso usare la radio? Sì, la radio per, no, per parlare. Scusa, tu puoi fare cose diverse, perché questa è una cosa che ti ha chiesto lui. Io ho detto, ha tirato, allora ha agito. No, lui che ha detto, voglio analizzare... Sì, sì, no, no, l'azione è mia, l'azione è mia. Vabbè, voglio usare la radio mettendola sul canale che io so essere quello della... La comunicazione. Esatto. Radio, mat... no. E poi lancio il Mayday. Ok, tu lanci il Mayday. Nel frattempo, i pirati sono chiusi dentro. Sentite che la gente o... qualcuno. Naturalmente mi resta il sospetto che Prashant ci sia di mezzo in modo molto diverso rispetto al semplice aiuto ai pirati. E stanno sbattendo sulle pareti. Sentite anche un altro notevole boom. Eh certo. E beh, chiaro. 8 e 7, 15. Io. Di fianco a voi... non prende nessuno, ma si fa un buco nella parete, perché ha sparato una cannonata verso la cabina di pilotaggio. Sentite adesso le urla da dentro, belle, belle forti, e loro hanno in questo momento almeno un raggio di luce che entra da lì, però si è già spostata avanti per arrivare a metà della sala senza ammazzarsi, quindi non riesce a mettervi la pistola dentro e farvi brutto. Gli altri pirati sono incasinati, però fatemi tutti un tiro di spirito, e Ashish me lo fa con psichismo invece. Ok. 6. Oh. 11. Non ci capiamo. 7. 8. 6. Bomba. Il panino era cattivo. Tu adesso ti rendi conto di che cosa stava succedendo. Praticamente Prashant in qualche modo sta usando le onde radio per trasmettere le sue azioni di ipnotismo. Quindi quello che sentivi nella radio era in realtà Prashant che stava ascoltando quello che succedeva nella sala. Ok. Questo ti fa pensare intanto a due cose. Uno, che quello che gli permetti di avere i poteri non è una sua capacità psichica come hai tu, ma è un macchinario di qualche genere. Ok. E due, è sicuramente così che sono riusciti ad assaltare la nave senza che nessuno se ne accorgesse, perché mentre lui faceva tutte le cagatine di tu ti chiami Gianfranco e vieni da Rimini, stava comunicando tramite la radio nella cabina di pilotaggio che cosa fare al pilota. Certo, chiarissimo. Quello che stava cercando di fare adesso, infatti, era di nuovo colpire quelli che c'erano nella sala macchine e fargli fare quello che voleva lui. Ok. Okay. Albert intanto si è risvegliato seduto sui suoi panini. Anche io due. Quindi... c'è un citriolo acido. Vai long, vai. Io vedo... vedo a Mandra tramite dal buco. Sì, la intravedi. Dentro è tutto completamente buio, c'è solo un fascio di luce. Non la vedi benissimo, però salute. Riesci a capire salute. Più o meno dove sta. Scusate, non te lo dico più. Allora, è la polvere del cannone che l'osca. Sono molto indeciso se spararle o tirare la croce verso l'alto e farli andare tutti in fondo. Sì, il problema è che fanno... ah no, giusto, io sono una persona orribile. Inclino verso l'alto l'aeronave in modo che cadano tutti verso il fondo, lontano dalla parete. Tengo l'aeronave e voglio ottenere l'aeronave in accelerazione per farci guadagnare
X round fino a quando le cose non si sono stabilizzate, non siamo riusciti a fare quello che vogliamo. Okay. È sempre una prova di guidare meno due. Giusto. Allora. Adesso che guida, una volta ho visto come funziona. No. No. Anche perché non è che hai guidato, hai fatto. E ritiriamo. Vale, non vale. Vale. Come valeva il suo prima. Vai. Allora ho fallito, a meno che questa non esploda. 4, vai. 3. Ho fallito la prova. E infatti il problema è che, come dicevo prima, su e giù non è così scontato. Quindi vai verso il basso, quindi in realtà la gente sta cadendo verso di voi. La cosa positiva è che Prashant probabilmente ciao, certo, picchia contro il palchetto, spaccandosi lo stemma. Però il capitano invece fa una bella azione di destrezza per vedere se non si spacca. E agilità, un dado da 8, che è il dado fortunato del capitano, quindi infatti fa 8. Oh, è appesantito, evidentemente. Minchia. Sono i dadi che ha regalato Roberto, quindi prendetevela con lui. Li ho messi in microonde. 9. Riesce a non spaccarsi, tutti gli altri pirati finiscono spappolati insieme al resto della gente. Fai un tiro anche tu. Ma io ho il 6. Vai. Mi sono risvegliato. Sì. Vai che tu hai il cuscino dei panini, vai. Assolutamente. No. Uno e due. Vuoi ritirare? Cazzo sì. Scusa, Panini a me. 4. 4. 6. 6. Ok. Non si sa, ti talmente tanti cadaveri davanti a te che non ti fai nulla. Pensavo fosse rimasto attaccato al banchetto del bufalo. Sì, sì, fantastico. Sta a me. Vai. È il tuo momento di seccare la puttana. Ti ricordi di quando da giovane facevi anche tu l'esploratore? Allora, ficcale un panino in gola e falla morire strozzata con un panino al latte. Era allergica. Il classico panino al latte. Esatto. Indiano. No, con sopra lo stronzettino, no. Presente. Di sicuro ci sono i pirati che sono caracollati. Beh sì, sono tutti caracollati. Sotto di te. Il capitano che miracolosamente impiglia tutti. Io vedo se... Allora, innanzitutto mi cerco di nascondermi fra la pila dei della gente. Tanto sono un anetto. Quando ero giovane mi nascondevo fra i cadaveri quando arrivavano i miliziani. E cerco di vedere se uno dei pirati vicino a me ha una pistola e gliela rubo. Ok, fai solo il tiro di furtività. Ok. 4 e 6. Tutte e due esplodono. Lo sapevo che il vecchio diventava l'eroe. Ciglia, 11. 11. A voglia. Potentissimo. Vedi il fastidio? Sì, vedi. Altro. Ma ha rovesciato il vassoio con i panini, cazzo. Esatto, questi bastardi di pirati. Tu ti trovi schiacciata verso il vetro dell'aeronave che sta andando in picchiata verso... Non era mia intenzione. Verso la giungla, no, siete ancora sopra il deserto. Quindi state andando a schiantarvi verso il deserto, ma ci metterete parecchio perché sono... Mille miliardi. Poi non ha un'aerodinamica. Io consiglio di tirare su. Sì, prossimo round. Vedo solo così. Ma la capitana è caduta dentro insieme a noi nella cabina. No, comunque che ha fatto non era. Ora! È Willy il coyote. No, il buco è abbastanza grosso da farci passare un braccio. Ah, ok. Lei di ferro comunque. Se riesce a... Si estrude lei attraverso. È un T-1000. Esatto. E niente, se sono lì spiaccicata, quello che cerca di tirarmi su in piedi. Vabbè, quello non è un'azione. No, un'azione. Non state precipitando nel vuoto. Se sei sbilanciata. Allora. E no, niente, io aspetto. Non saprei che cosa fare, quindi attendo. Vuol dire che ti tieni la carta 2 di fiori per dopo, eh? Bomba. No. Ma come? Dai una passata al vetro, fai quella che vuoi. Passata la carta 2, sei ultima. Non so, potresti, ma beh, no, mi piace il 2 di fiori. No, va bene, giusto, fiori, ci mancherebbe. Devo vedere cosa succede. No. Asso. Minchia.
quel braccio famoso che nessuno si aspettava, entra con la pistola e iniziate a sentire la voce della capitana che fa: a questo punto non me ne frega un cazzo se questa nave deve crollare insieme a me, e voi con me crolleremo tutti, oppure la tirate su e ci fate uscire. La scelta sta solo a voi. Io tra 3 secondi tiro il grilletto se questa nave non si è rialzata. E pausa. Aspetta la sua azione. Giusto. 7, Ashish. Io voglio fare 2 azioni diverse. Ok. La prima azione è cercare di stordirla. Ah, magari tirando il braccio. Ah no, stordirla proprio. Che bomba. Sì. Metodo barbaro. Bam, bam, bam. Esatto. No, cazzo, dopo sì. Ne ho una cosa molto più barbara. Zac, con l'arpione. Oh, oh. Oh, cazzo. Malissimo. La prima è la via della cortesia. È giusto. Allora, 2 punti, prova di spirito. Di... secondo me la puoi fare anche con psichismo. Spiri, biri, biri, giri, biri, biri, ziri, biri, zizzazione. Questi giri, miri, ziri, zizzazione. 10, esplode. Minchia, 10, 6. 16. 16. Beh, grazie. Lei o fa un 6 ed esplode, fa un altro 6, o è stordita. 6. È stordita. Siete caccati sopra. Comunque, sì, ragazzi, lei in effetti è. Lei è fortunata con i danni. Quindi, lei l'hai stordita. Mm-hmm. E la seconda azione che volevi fare? A questo punto, la seconda azione è: mi prendo la sua pistola dalla mano, la infilo dentro il buco, gliela punto in testa e le faccio saltare la testa. Ok. Allora, non andarmi a dire, come si dice, è al solito lo stato stordito è più forte di tutti i giochi, è proprio incredibile. Allora, innanzitutto fai una prova di combattimento per vedere se la colpisco. La colpisci. Prova di ok. Una prova di combattere. Sì, sì. Malissimo. Bene, credo che ritirerò. Ottima media. 2-2. 2-2. Adesso potrei fare 2-2, però. I due diversi, esatto. 4, evviva. Esploso. 4, esploso. 3. Quindi 11. Ok. Le pianti l'arpione nel braccio. No, no, io le volevo sfilare la sua pistola e spararla in testa dal buco. Ah, minchia. Ok. Allora sarebbe stata una prova di sparare, però quanto avresti avuto in sparare? Niente, quindi sarebbe stato lo stesso un dado da 4, quindi è uguale. Però ho fatto 9, non 11. Ho fatto 9, non 11, però... sti cazzi, dice. Sti cazzi. Tira il danno della pistola e 2 dadi da 6 più 1, ed esplodono. Cazzo. 7 più 1, 8. Che vuol dire che si becca 2 ferite. Quasi morta. Quasi morta. Quasi morta. Praticamente morta. Ok, arrivederci capitano. È stato un piacere. Senti che sta arretrando, mezza stordita, mezza ferita, all'indietro. Pylong. Rimetto in asse l'aereo. Tanto lui ha la pistola. Nell'asse opposto. Rimetto in asse l'aereo e cerco di lanciare un Mayday. Lui prima. Ah, l'hai proprio fatto? Sì, sì, l'ho fatto. Rimetto in asse l'aereo, mi slaccio la cintura e mi metto un paracadute, quello che c'è sotto al sedile c'è il pilota. Caso. Sai, non si sa mai come possono andare queste cose. Meglio nel deserto a camminare che sul deserto spappolato. Elbert. Dai, è quasi morta. Esatto. Grande, lo sapevo. Vai. C'è un buco. La luce arriva lì. Vedo la figura della donna di prima. Consuma il tuo fastidio. Le sparo. Vai, hai sparare? Ce l'ha Herbert a sparare. A 4 a tutto. A 4 a tutto. Vai, vai. Vai. Sì, bravo. 7. Comunque è colpita.
La tua pistola però fa un dado da 10. Vabbè, ci accontentiamo. Tieni, dottor. Thank you. No, dottor è morto. 10! Esplode! 16! Un tiratore scelto! Esatto. I pagini! Esatto. Io mi immagino proprio Herbert che sta puntando la pistola, a un certo punto arriva un passante, gliela sposta tipo di 45 esatto. gradi. Pam! Mister Magoo. Grande, grande Herbert. Il capitano è morto, la gente continua ancora di più a urlare perché adesso state sparando a raffica come se avevo un'altra pistola. E Betty, tocca a me. Aspetta, mi tengo il 2. No. Ciao Betty. Penso che allora lei sarà morta. Lo so, voi non ci credete, ma mi è tornato il singhiozzo per la terza volta questa sera. È psichico, è psichismo. Sì. Provo a vedere se mi rispondono alla radio dopo il Mayday. Più che scusate, a me non è la sera. Perché tutti hanno dei problemi a interagire socialmente. È l'unica cosa che io so fare. Perché sto parlando di nuovo in indiano? Panini! Perché è una lingua bellissima. Abbiamo più di 200 dialetti. Maledizione. Comunque il vecchietto ha sparato pensando fosse un panino. Chiaro, assolutamente. Certo. Comunque quando prendi in mano la radio e inizi sì? a parlare, senti una voce dall'altra parte che dice: dove siete? Cosa sta succedendo? Siamo stati attaccati da dei pirati. Stiamo per precipitare. Non ascoltate questa signorina, è stato confusionale. Chi è che sta pilotando in questo momento? Il mio nome è Pai Long, sono uno dei passeggeri. Sto tenendo l'aereo ad altezza stabile, ma non so. Siete in grado di scendere e di atterrare? No, ho bisogno di istruzioni. Ok. Allora, vedi quella grossa leva alla tua sinistra? Ce ne sono molte! Ce n'è una sola con un manico blu. Sì, sì! Ok, quello è il carrello. Dovrete scendere e adesso ti dirò quando scendere e come fare, ma intanto rallenta. Ok, d'accordo! Per rallentare tira verso di te quella doppia leva che hai sulla destra. Fatto! E l'aereo chi precipita? Sono? I pirati appunto. Cazzo, sarebbe bellissimo. Questo potrebbe anche essere, perché io ho dei beni da parte mia, quindi... Mannaggia. Sarebbe bellissimo. At the Queen, at the Six, the Nine, the Three and Lasso. Mannaggia. Ti continuano a dire: ora continua a scendere. Quando te lo dico io, tira la leva blu. Quando vedi l'isola col teschio. E tenetevi forte perché l'atterraggio sarà parecchio brusco. Lei è un agente? No, non lo so. No. Ah, ci avevo già avuto a che fare? Tu hai una divisa o qualcosa? Lei? No, lui. Ah, lui? No, lui... Sì, è un agente, ma nel senso... Non si sa, cioè... Non si sa. Ok, no, niente, sto zitto. Ok, non te lo dica lui. No, allora domanda stupida, niente. Comunque, tutto questo ti dà un bonus alla fine di più due per... Ah, fantastico. Guidare. Ok. Guardo se ci sono armi nella stanza. Sono rimaste? No, perché lui le ha lanciate fuori. Ah, ok, va bene. Dal vetro cosa si vede? Stiamo scendendo piano piano, si vede qualche altra nave? Beh sì, lui l'hanno fatto rallentare. Le vedete almeno un'altra nave che però è ancora un pochino più su rispetto a dove stavate voi. E il dottore non c'è per dirvi che ce n'era un'altra, quindi a posto così. Ma io guardo fuori dal corridoio e vedo come stanno le persone.
che erano nel corridoio. Vedi che sono spatasciate, alcuni si stanno tenendo il braccio, uno è svenuto, però... Non resta per uscire? Guardare fuori da qua per lei, vedere se lei, c'è... Lei, pardon, Betty è uscita? Sto per uscire, nel senso che stavo guardando fuori. Dico, signorina... signorina... dietro la mia schiena ho una pistola, non è sicuro uscire disarmata. Anch'io ho una pistola. Quindi sempre con me. Tutti hanno pistole. È ancora frusta. È più pericolosa di quanto pensassi. E se esco dalla porta e guardo anche dalla paratia, dal portone, se vedo qualcosa di strano. Allora, fai in tutto questo un tiro di percezione per vedere che cosa noti. Va bene. Brava! 11. E allora, vedi che la nave, quella che c'era davanti, da cui avete staccato l'arpione, sta deviando e sta virando verso la vostra sinistra, come per allontanarsi. Però, dato che siete anche un po' puntati verso il basso e data l'ora del giorno, vedi che c'è un'altra ombra alla vostra destra. Ok. E quella invece si sta avvicinando. Quindi in totale sono 3? No, sono due. Sono due. Una, quella che vedevate davanti, che si sta allontanando. L'altra, che è quella di... Che il dottore aveva visto dall'oblò. Di cui tu adesso stai solo vedendo l'ombra, perché puntata verso il basso sta proiettando l'ombra e la intravedi di fianco alla vostra. Sembra una manovra di accerchiamento di... No, sembra una manovra di speronaggio. Ok. Allora rientro, dico, ci stanno per speronare. Quello tocca a me. Tocca a te. Accelero e cambio rotta. Vai, fai una prova di guidare. La voce che sentite non è quella dei pirati che vi stavano guidando certo la morte. Però dei pirati. Beh, io lo dico, ci stanno per speronare. E accelero, cambio rotta. Lei mi ha detto ci stanno per speronare, ma io non vedo da dove, quindi vabbè. Perché altrimenti volevo cercare di fare in modo che... Puoi solo essere sicuro che non è quella davanti, perché sta... Sto scappando. Il mio tentativo è quello di spostarmi nella speranza che chi sta cercando di speronarci finisca sulla nave davanti. Magari. Allora, 1 e 2. Ho l'ultimo ritirino che... Userei. Sì. Ti prego. 4 più 2, 6. Ok. Ti sposti abbastanza, senti qualche cosa che colpisce il pallone. No, il pallone. Ah, sopra, okay. Perché ti sei anche un po' abbassato, certo, nel farlo. Per fortuna non viene strappato, perché sennò sareste crollati verso una morte indecorosa. Proprio fate uno struscio uno sopra l'altro e poi la vedi, in quel momento la vedete tutti e tre, la nave che passa oltre e va avanti. È una nave molto più veloce della vostra sicuramente, quindi molto più piccola, molto più leggera. E è evidentemente la nave, da come è fatta, non dei pirati, che probabilmente era l'altra. Ah, ok. Ah, ok. Questa sembra più una nave della Compagnia delle Indie. Che merda. Non siamo simpatici. No, per niente. Anzi. C'è astio. Tu però hai salvato la nave. Tocca a me. Quanto sono distanti? Beh, adesso vi hanno appena superato, quindi qualche decina di metri. Se ci sentono con un segnale radio, potremmo bleffare per farci lasciare in pace. Non sanno chi c'è qua dentro, o forse lo sanno e pensano di saperlo. Se ci sentono con un segnale radio, si può fare di meglio. Parlando in indiano... Lui l'ha perso, però. No, ma stavo facendo una riflessione fuori personaggio. Io invece in personaggio benissimo proprio. In realtà il suo personaggio fa finta di avere un accento indiano, parla inglese perfettamente.
è Peter Sellers in Hollywood Party. E io sono stato condizionato mentalmente dai suoi poteri. E da Brashad. Io la prima cosa che faccio è chiedere alla voce buona, alla voce buona, a che distanza sono da noi. Vi vediamo in lontananza, ma saremo ad almeno un chilometro di distanza. Ci metteremo qualche minuto a raggiungervi. Questa nave per caso dispone di armamenti? Ci ho pensato anch'io. Non è esattamente un armamento, però potrebbe essere usato in quel modo. Quella leva blu che vi ho chiesto di tirare quando foste abbastanza bassi, mm-hmm, in realtà, più che lanciare il carrello, è una specie di ancora. Se voi inclinaste la nave e sparaste l'ancora, potreste riuscire a colpirli. Possiamo provare. E poi come atterriamo? Perché saremo poi. Oh, l'ancora è già fuori, basta strusciarla. È un po' metallo anche questo. Non un po'. L'importante è ficcare ancora da qualche parte. Allora, secondo me quello che potete fare è che uno di voi pilota e l'altro spara. Ci può stare. Ci può stare. Ma ricordiamoci che c'è ancora Albert, esatto, che potrebbe salvare la situazione. È importante. Il contributo di Albert in questo momento è importantissimo. Vado nella sala motori. Vabbè, io a sto punto mi tengo il 6 e aspetto di essere in posizione per sparare. Albert, io vado verso la sala motori, che sono l'unico. Non so se puoi uscire perché è tutto sigillato. È tutto sigillato. Puoi stare lì a mangiare se vuoi. Perché è tutto sigillato? Perché sigillato lei prima. Sigillato Alice prima. Dalle... Ah, cazzo. Però tu sei un membro della società geografica reale. Fai un tiro e vediamo se ti ricordi che in realtà c'è la sicura per uscire. Per me potresti passare dal buco anche. Infilarti. Ci avevo pensato. Basterebbe mettere un panino oltre la paratia. Anche perché tanto ormai le tue ossa sono completamente inservibili, quindi ti infili. No. Basterebbe mettere un panino oltre la paratia, sfonderebbe a spalle. Esatto. Quanto hai fatto? 7. Grandissimo. Non ho fallito. È un eroe, è un eroe. C'è effettivamente il pulsante di switch per la sicura, in modo che se qualcuno rimane bloccato all'interno possa comunque uscire. Bisogna sapere dov'è, però tu per fortuna lo sai. Di fianco alla porta, se riesci ad arrivarci, e non è difficile in questo momento perché... Allora, sguscio usando la penombra, che c'è un cazzo di luce ancora, nessuno l'ha riattivata, e vado verso la porta. Attivi la sicura e senti per la porta che fa click. Sarà il motore, c'è il turbo boost. 10. E loro provano a questo punto a fare un'altra manovra. Non possono speronarvi subito, però si possono allontanare abbastanza da rendervi più difficile colpirli con... Certo. 3. Non ce la fanno. Anzi, no, spendo un Benny anch'io. 3. Spendo un altro Benny. 7. Meglio. Si allontanano e non sarà così semplice sparare... l'arpione. E dopo il 10 c'è il 9. Allora io dico alla signorina, nella stanza, qualcuno si tenga pronto a sparare qualcuno si tenga pronto a sparare l'ancora, e intanto qualcuno cerchi di mettersi in contatto radio con la nave della Compagnia delle Indie. Potrei convincerli a lasciar perdere, o forse no, ma è comunque una possibilità. E mi metto, cerco di pilotare la nave per mettermi in una posizione tale da distruggere, di, come si dice, da permettere a chi attiverà l'ancora di fare del danno alla nave. Fai un'altra prova, sempre col più 2 perché continuano a guidarti dall'altra nave. Questa volta però finito i ritiri.
E ho fatto una merda. 4. 1 e 2. Ho fatto 4. Ah, no, 4. Ho fatto 4. 4. È vero? Eh sì. Che culo. Non è niente di che, però. Non è perfetto, però è qualche cosa. Herbert, la porta è aperta. Allora, la richiude dietro di me. Che così non sia piatti. Mai gli spifferi poi. Esatto. La vecchiaia. I reumatismi. C'è nato il Colosseo. Esatto. Vado in sala macchine nella speranza che ci sia una qualche arma tipo fucilone. Tipo la pistola che hai addosso, dici? No, no. Qualcosa vado... di più grosso. No, no, una roba tu non hai capito che fucilone. Lui... Voglio tipo costipare una caldaia per fare una specie di cannone. Perché un'arma improvvisata, sì, così gli faccio tipo popcorn nello spalo. Fai una prova di ingegneria. 4. Figo. Imbarazzante. 6. Vecchio maledetto. Grandissimo Albert. Quindi faccio rintoppare il tubo di scarico della caldaia per creare un cannone. Così quando la nave fa solo... Vedi il fastidio? Cioè, è potentissimo. L'anziano è sempre più potente. Sì. È come in Asterix. Esatto. C'è il vecchietto col bastone, esatto, che emena i centurioni romani come se niente fosse. Cioè, noi ci siamo fatti un culo. Assura Centurix. Vai, Ashish. Beh, io posso solo sparare l'ancora. Tu hai sparare? No, non ho sparare. Ma io sì, cazzo. Prima mi concentro psichicamente, quindi mi metto in una condizione tipo di meditazione per cercare di favorire il mio tiro e poi sparo. Ma tu hai due azioni, quindi? Sì, preferisco fare due azioni. Perché lui ha divinazione anche. Vediamo cosa fa esattamente divinazione. Se si può fare, se si può usare, volentieri. Hai conosci i numeri dell'otto? Ma non sai se sono giusti. L'otto indiano. Divinazione. Il fiore di lotto. Con successo l'incantatore può porre una domanda alla quale sia possibile rispondere con sì, no, forse. Ah. Con un incremento la domanda può ottenere una risposta fino a 5 parole. E ora? Beh, no, non, c'entra, ora? No, non c'entra esattamente. Sì. No. Ma neanche a forzarlo. No. Sì, esatto, adesso no, adesso no, adesso sì, ok. Esatto. È questo il momento di sparare? Ogni round. Esatto. Sarà questa la domanda. Allora, due punti. Per farsi dare un più due. Beh, di più. Dai, cazzo, bello. Eh sì, per cercare di propiziare, quindi è... O prepuziare. Prepuziare? Sì. Secondo me puoi sempre farlo con psichismo. So che dovrebbe essere una prova di spirito, ma a me invece non importa, lo fai con psichismo. Psichismo. 10 esplode. Ho fatto bene a fartelo fare 13. Allora, 13, la domanda è... Aspetta, non si arriva a 5 parole? Sì. Può anche essere più specifica. Sì, appunto. Ah, in realtà ancora di più perché sono due incrementi. Leggermente a destra e in basso. Esatto. Qual è la coordinata esatta da suggerire prima di sparare? E ti dice, capisci esattamente qual è il momento anche facendo praticamente da triangolazione con la radio degli altri, la radio del coso di Prashant che sente la radio degli altri e la vostra radio e il tuo cervello. E hai in più 4. Ok. Minchia buona. Che... Già su combattere. Sì, che però deve tener conto del fatto che fai due azioni, quindi in tutto hai un più due. Sì. Ok. Mega fumble! Fumble! È finito di tiri. Più due diventa tre. È fumble. Sì, ho finito di tiri, sì. Cazzo, fumble. E quindi è il vecchio la speranza. Grande. Allora, però purtroppo questo per te è un fumble. Tu tiri la leva. Il problema è che sei troppo teso dalla situazione, troppo nel momento, e quindi invece che tirare la leva verso di te, la spingi avanti spaccando la leva, okay, che ti rimane in mano. Oh, scusate, le solite cose indiane alla fine non funzionano mai. E butto la leva alle mie spalle. Quelle erano le cinesi, però vabbè. Lei è... anche in India. Lei dovrebbe essere più agitato, lei è troppo poco agitato, e per quello non si prende spaventi e non le passa a singhiozzo. Allora, tocca a me. Betti. No, giusto, io devo. Betti. Allora, si è rotta la leva. Se non era doppio fumble, non ero io. Giusto.
Posso pensare a un oggetto, magari anche l'arpione o quello che, per incastrarlo dove c'è la leva e vedere se riusciamo a farla funzionare in questo modo? Sì, ma non sarà facile. Non sarà facile, ma proviamoci. Ok. Pianti l'arpione nella schiena del pilota, ma come? Tu non hai mai usato la nave? No, neanche quello, guarda che dico, posso provare. Il pilota morto. È un meno 4. Come il ratto di Enrico Morti. Va bene. È una prova di intelligenza con meno 4, perché sta usando un arpione per una leva di un macchinario delicato. Andrà bene. Lei non ha mai usato Benny. Allora, ho fatto un 7 meno 4. 3. 3. No, ciao, 3. Dovrei ritirare. Peggio di prima. Fumble. No, fumble no, fumble no. È 1 e 4. Ah, proprio così, brucia così. Tutto il tuo cosmo. È l'azione esiziale della partita. Ancora 7. Ma che è l'azione esiziale? Ma c'è il vecchio. Il vecchio adesso spara. Tutto il vecchio. Questo. Così facevamo i miei tempi. Cambia dati. Cosa hai detto? Questo arpione non funziona. Perché cosa? No, hai ancora un ritiro. Ancora uno. Questo sì. Era sì. Allora, aspetta. Sì, è due. Alla grande. La smette di cercare di assassinare la leva. Già non funziona così. Dovevo pur fare qualcosa. Ma prendersela con la leva non serve. Boing. È uscita la bolla. Quindi è? Può fare interrupt quando vuole. Quando voglio e ho anche un più due. Minchia. Lasciava andare prima Pai Long. Così dicono le carte. Io aspetto che qualcuno eventualmente mi speroni per fare una manovra evasiva in risposta. Purtroppo non ho molto altro da fare. Te do il suggerimento. Gianni. Ashish. Che non sa cosa fare. Ma aspetto pure io. Ora che c'ho. Che scemo. No, in realtà no. Esco dalla cabina di pilotaggio. E provo a percepire se c'è qualcuno che si sta muovendo nella nave, cioè se è completamente pulita. Ok, vuoi usare i tuoi poteri psichici? Sì, mi psichizzo. Psichizzati, psicazzo. 5. È un successo, eh? Sì, senti qualcuno bello in forze nella sala motori. Allora mi sposto e guardo dall'oblò della porta della sala motori. Anche la pancia piena. Corri in mezzo al corridoio e vedi che c'è il vecchietto che avevi notato prima in sala, che sta ostruendo i tubi e i motori. Io ti vedo. Certo. E a questo punto però agisco io, che cerco di speronarmi. Prenderò un Benny. 6 più 2 8. No, lui sei di questa dado. Esplode. Sei di dado. Usa il fastidio. 11 più 2 13. Schifo. Però dato che il Jolly agisce quando vuole, io agisco appena prima di te. Però no, scusa, se tu hai tirato ora hai agito. Sì, e poi lui agisce dopo. È un po' una, diciamo, che un po' una super cazzola. Ah, proprio una messa. Sì, va bene. Infatti adesso si rimescola il mazzo, quando esce il Jolly si rimescola tutto anche. Cioè proprio. Posso? Però dato che stavi facendo la manovra, dimezziamo i danni. Aspetta, quindi già. Invece che la nave ha 4 speronamenti che può prendere. Ok. Questo è solo uno invece che 2. Ok. Meglio vendere.
Te aspettavi, io ero 6. Le 3. Io agisco. Ci cioè, sarà un interfono anche sì, di quelli. Beh, sarà la sala motoria. La sala di pilotaggio, sì. Ehi, laggiù! Cosa? Mettetevi sotto quei stronzi di pirati! E lo zio Albert! Non c'è bisogno di urlare, sono qua. Quello che non ha capito Provetta? Ma che me ne frega di te! Io prima pilotavo, adesso sono qua. E con l'adrenalina si sono sturate le orecchie. Esatto. Beh, d'accordo. Sotto quanto? Attaccati? Più vicini meglio è. Va bene. Ci provo. Più vicini meglio è. Meno male che ho messo il paracadute. Merda. Ho messo troppe energie in questa azione. Prima ti devi allora fare un panino per recuperare. Ma quello non tasca. Punto. Provo a smanettare con la radio, a vedere se riusciamo a contattare la nave della compagnia delle Indie. Sì, beh, non è particolarmente difficile, quindi se vuoi puoi parlare con loro. La butto lì con... Questa è la regina Elisabetta. Risponde la segreteria della Queen's Pride. Mayday, mayday, stiamo per precipitare. Questo mi detto. No, volevo vedere. Dall'altra parte senti. Sì, lo sappiamo. Lo sapete benissimo. Non dovete attaccarci. Meglio che la nave sia distrutta se non può essere nelle nostre mani. Avete sicuramente risposta a tutte le nostre più grandi potenze e forze della società geografica reale se andrete a fare questa cosa. Sappiatelo. Oppure potremmo eliminarvi tutti e non avere nessun testimone e continuare come se niente fosse. Abbiamo già mandato comunicazione al nostro primo centro di comando. Ci occuperemo anche di loro. Ho cercato di fare tutto il possibile. Fai una prova... di persuasione. Di persuasione. Sì, sì. Che non hai. Che non ho per quello che sono buona. Fai una prova di spirito. Ah, spirito. Ho fatto 5. Sono un po' tesi perché comunque vedono la nave in lontananza che sta arrivando. E va bene tutto, però non è che possono fare così gli smargiassi. Ma non lo danno a vedere. Uh-huh. Tant'è vero, infatti, che provano una nuova manovra per evitare di essere 8 e 7, 15. Minchia. Mica male. Fanno una bella manovra e escono dalla... Anzi, voi li avete appena quasi mancati, sempre esatto, cercando di sfiorarsi uno sopra l'altro, e loro a questo punto cercano di schiacciarvi un po' verso il basso. Ah, bene. E loro non lo sanno. No, esatto. E vi speronano, però sono sopra di voi in questo momento. Ragazzi. Sei Ashish. Ok. Io ricorro nella sala di pilotaggio. Sento la parte finale del loro scambio radio, quindi lei è sulle loro frequenze. Io prendo la radio e provo ad applicare la tecnica di Prashant sulla cosa. Vai. È ovviamente una prova di pessimismo. E dato che mi piace, hai anche un nuovo Benny. Oh. Beh, comunque sei ieri sì, passata. È 4, tendenzialmente passata. Loro fanno una prova di spirito, in cui però hanno 4. Cosa gli dici di fare? Gli dico di mandali stallo. Sì, esatto. Gli dico di mettersi in verticale. Ok, dato che avevano fatto un'ottima prova di pilotare, si spostano in verticale. Quindi restano sopra di noi e quindi possiamo poi rallentano, noi ci passiamo davanti.
Pylon. Io faccio in modo di essere perfettamente allineato con la nave, cioè, quindi cerco di correggere la rotta al meglio possibile, in modo che quando qualora, io non so cosa vuole fare sto maledettissimo vecchio, però lui possa farlo al meglio delle sue possibilità, e dopo noi ci possiamo lasciare alle spalle questi figli di puttana. Il maledettissimo vecchio. 5. Quindi, okay. A 7 addirittura. Oh, io ho sovrariscaldato la caldaia. Tu adesso hai anche un più 4 perché tra la sua manovra, loro che si sono messi sopra proprio belli belli a farsi colpire. Il vecchietto ha sovrariscaldato la caldaia, che se lo ricorda in campo addestramento. Che una volta stupidamente sovraccaricò di carbone la stufetta e saltò tutto il campo. Okay. Ma tanto la prima di stronzi, perché è un vecchio, quindi... Allora poi rilascia la leva della seconda caldaia, fa da valvolo di sfogo, però l'aveva intoppata con chiavi inglesi, cassetta degli attrezzi. Una bomba frammentazione con una caldaia fatta. Uno shrapnel di queste dimensioni. Esatto. Oh, signore. E dai, spara. Anche 4. Oh, minchia, 7. No, lui no, prova. No, 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 no. Che adesso fa fare. Io voglio il fatto del puoi vecchio. Sempre tenere il 9. Migliore, 9. Con i Benny, anche se poi fai un tiro più basso, puoi tenere il migliore. Ah, cazzo, mica male. Comunque 9. Ok. Spari. Spari. Fai esplodere della roba. L'idea è quella. Che deflagra verso l'alto. E voi vedete dopo poco la nave che sta cadendo di fianco alla vostra, il loro pallone aerostatico è fatto a brandelli e stanno precipitando nel vuoto sotto di voi. Così facevamo i miei tempi! Ecco, lo dicevo io, no? Non dovevano farlo. Mi guarda un po' spaventato. Neanche caldaie indiane funziona sempre bene. Chiamate l'assistenza. Ah, ecco qua. Esatto. E quindi ora dobbiamo atterrare. Quindi ora dovete atterrare. Sì, dobbiamo atterrare. Sai atterrare? Certo, lo scopriremo a breve. Allora, per quest'ultimo tiro io direi di farvi fare un tiro collettivo. È giusto. Certo. Perciò ognuno faccia una prova di pilotare o di agilità se non ce l'ha, o di Albert se sei Albert. Una prova di Albert. E no, tiro l'altro. Agilità. Ammazza il merda. Sei da solo. 6. 10. Ah, ok. 10. Grande. 4-10. Bravo. Un eroe. Nonostante tutto quello che è successo all'aeronave, nonostante che non abbiate più la leva per tirare l'aria, esatto, nonostante che non abbiamo più praticamente un motore, esatto, perché è saltato, però riesci a... Ma praticamente... io potevo ritirare, scusate, per uno sfizio. Tu racconta. Riuscite a praticamente dosare la velocità e... l'angolo di discesa in modo da utilizzare le dune del deserto sotto di voi per assorbire la maggior parte dell'impatto e atterrare più o meno sani. Di fianco di noi c'è un camper con le ali. Esatto. Non abbiamo trovato un cazzo. Grande. E siete riusciti a portare a terra la Queen's Pride con solo qualche morto. Dai. Dopo qualche minuto atterra anche la nave della Società Geografica Reale, da cui scendono anche dei soldati ufficiali, e i soldati entrano e iniziano a prendere i pirati, a manettarli, trascinano fuori il cadavere della capitana e vengono verso di voi e vi dicono: beh, se questa non è stata un massacro completo, lo dobbiamo solo a voi, quindi a nome di tutta la società e a nome di tutti i membri del nostro glorioso stato vi ringraziamo, e se possiamo fare qualche cosa per voi chiedete pure. Sì, io vorrei andare dentro a controllare il corpo di Prashant e soprattutto a prendere il macchinario che c'è sotto il palco.
Non è un problema. Io entro. Ma è quasi l'ora del tempo. Io vi ringrazio solo per l'aiuto che date tutti i giorni a noi brave persone. Sento odore di promozione. Cara, ho un panino. Signorina. È l'ora del tè. Oh zio Albert, sono felicissima che sei sopravvissuto. Vedi, tutto nero, con i capelli sparati. Un peccato solo per il dottor Smith. Si è sacrificato per la parte. Si è sacrificato per darci Albert. Esatto. Lui il grande regalo che voleva farci. Sulla ruota del karma ha sacrificato la sua vita, si è reincarnato in un essere superiore che non ha fallito una prova. Esatto. Davvero. Io dico, nonostante io, coinvolto dal coraggio dei miei compagni, non abbia esitato neanche un momento per amore delle persone che erano qua sopra, dico col paracadute addosso, dimenticando. Quello è solo buonsenso. Esatto. Potrei forse chiedervi di avviare un rapporto duraturo per quello che potrebbe essere il rinvenire e piazzare, diffondere sul mercato museale, ovviamente, quelli che sono i reperti che trovate. Può essere arrangiata anche una cosa del genere, non c'è nessun problema. Cosa trovo? Allora, sotto al palco non trovi nulla. Poi quando vai a vedere invece il buon Prashant, vedi che togliendo quel turbante che aveva in testa si era proprio innestato sopra il cranio una specie di amplificatore di onde radio che usava per... Io pensavo nel banchetto, infatti... Anche lui pensava... Ma mobile o proprio innestato nel cervello? No, sembra proprio che qualcuno abbia fatto un'operazione chirurgica... C'è un'antenna. Un po' particolare, però, dato che altri arti meccanici sono stati costruiti. Cioè, ok, quindi comincia ad esserci la chirurgia degli innesti. Lui è ancora vivo? Lui ti sembra che il suo cervello si sia fritto completamente nel cercare di dominare tutte queste persone mentre succede tutto quello che succedeva. È vivo, ma è tipo occhi sbarrati, un po' di bavetta che... Ok, che finiamola comunque. Lo ammazzo. E nessuno lo saprà mai. E dopo aver salvato anche oggi quel che resta dell'impero britannico, noi vi ringraziamo per aver seguito questa puntata di Fumble. Dov'è il mio tre? Fumble. C'è stato un fumble. Esatto. Grazie Gianni. Prego, è sempre un piacere. C'è stato un morto. Allora, quello che abbiamo giocato era Savage Worlds, ma più che altro era Hope and Glory, che è l'ambientazione steampunk molto particolare di G Studio. Il crowdfunding è finito ieri, ma trovate già, se vi interessano, i manuali in inglese, perché erano già usciti. Certo. Trovate il Quickstart in italiano sul sito di G Studio. E l'avventura che c'è nel Quickstart potrebbe sembrarvi questa all'inizio, perché c'è anche lì un'aeronave e un illusionista, ma poi abbiamo preso una deriva completamente diversa, là c'è tutta un'altra storia. Ok. Bene. Quindi ci potete giocare senza esservi spoilerati assolutamente un tubo, nulla, se non che c'è un'aeronave e un illusionista. Bene, direi. Dei pirati. In quale racconto steampunk non ci sono un'aeronave e un illusionista, quindi mi viene da dire. Quindi, se vi è piaciuto, andate a scaricarvelo. In più, vi ricordo che potete comprare Clotas e Gattai su fumblegdr.it, su DriveThruRPG, su Facebook, lo trovate in alcuni negozi selezionati, lo trovate su Amazon. Non saprei dove altro dirvi di comprarlo. Lasciate delle recensioni non solo su iTunes, ma anche sulla nostra pagina Facebook. Esatto. Andate a lasciare commenti, condividete il video, iscrivetevi alla newsletter se non l'avete già fatto, perché ricevete uno sconto per lo shop su fumblegdr.it. E che dire, noi ci sentiamo settimana prossima con l'inizio di una nuova campagna lunga. Yay! E quella in cui quel poveretto di Simone dovrà sorbirsi noi come giocatori. Mi dispiace per te. Non vedo l'ora. Evviva! Non vedo l'ora perché non l'hai mai fatto. Anche Claudio all'inizio non vedeva l'ora. Non è Coboldi, però. Abbiamo iniziato con vampiri e non è che è andata meglio. Io in realtà ti dico, sono un gruppo interessante e stimolante, ma soprattutto perché masterizzi tutto.
grazie per averci seguito, noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Fumble! Fumble!